Cari ragazzi, eccoci qui, ben ritrovati. Eccoci, nuova live, nuovo episodio del MyGM. Io sono piuttosto teso per stasera, non lo nego. Non lo nego, sono piuttosto teso per quello che dovremo vivere e affrontare assieme in questo episodio. Il silenzio che vi sentite sotto e prima della stream è il solito motivo del, dei copyright di YouTube che sono piuttosto stringenti, eh, piuttosto stringenti per farla breve. Eh, io come devo dire... So che lo sapete, so che c'è scritto nel titolo, l'avete visto nella copertina, lo sapete a memoria ormai. Il nostro obiettivo è quello di andare a prendere i maledettissimi Lakers. Che nell'ultimo episodio, eh, nonostante i tre MVP consecutivi di LeBron qua, nel triennio 2009-2012, come vedete, eh, negli ultime, nelle ultime due live abbiamo vinto un titolo non Sarebbe di per sé una cosa tragica, di certo non positiva, ma non tragica. La, è, è diventata tragico il fatto che i Lakers nell'ultima stream su tre stagioni, forse quattro hanno fatte l'altra stagione, ma insomma, diciamo nell'ultima stream: i Lakers hanno vinto due titoli, eh, il che ci riporta a meno 8. E che se i conti eh, non mi ingannano, 2014-2024 sono 10 stagioni: dobbiamo vincere 8 titoli in 10 stagioni per pareggiare il record, 9 titoli in 10 stagioni per battere i Lakers. Ammesso che ovviamente i Lakers non vincano altri titoli, ma se lo vincono loro, non lo vinciamo noi, e quindi diventa impossibile, sì. La situazione è particolarmente tragica e proprio per questo mi serve il vostro supporto totale in questi ultimi episodi. Totale. Ciò non toglie, attenzione, che potremmo non per forza finire fra dieci stagioni, quindi alla stagione attuale. La mia idea era finire nella stagione attuale. Se arriviamo nella stagione attuale con meno due, meno tre, anche meno quattro volendo, insomma con una... A portata di distanza dall'obiettivo, allora perché no? Si potrebbe fare un episodio extra in cui proviamo definitivamente a beccare i Lakers. Ecco, però, altrimenti, se arriviamo all'ultimo episodio e ci siamo indietro di 7, 6 titoli, per non parlare di 9, 10, ovviamente molliamo, molliamo lì. E fatemi sentire che ci credete con un bel mi piace, ragazzi, l'unico modo che... in cui vi posso chiedere di crederci assieme a me, vocale del Trevor di 13 secondi. Permettetemi di avere paura. Permettetemi di avere molta paura. Forza, allora, la situazione di squadra, come vedete, in realtà è eccellente, nel senso che <ride> voglio dire, più di questo, ma cosa dobbiamo fare, sinceramente, ecco. Uh, più di questo, cosa dannatamente dobbiamo fare? Stavo controllando che la mia live si vedesse. Perché avevo il dubbio oggi che non si vedeva. Sì, in realtà, in realtà sì, 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 sì si vede, si vede. Vabbè, ok. Spero l'abbiate trovata nella pagina del canale della Home. Insomma, quello che è. Um, io già che ci sono, chiedo pure agli abbonati di spammare le moto di Petur Perché ci vuole lui. Il goat, il goat di questo MyGM Petur. Goodmunson a portarci più fortuna possibile ma attenzione perché questa squadra qui l'anno scorso non ha vinto il titolo è vero anche che ci sono ancora giocatori piuttosto inesperti vedi cavo Leonard, vedi James Harden però è anche vero che Dwight Howard Curry, Stademar, Barniani e Pops Mensa Bonsu anzi scusatemi Nana Papayao, Duene, Pops Mensa Bonsu sono nel loro prime così come Tiago Splitter. Quindi, mh. la mia idea, se non ricordo male, era quella di salutare Stademeyer. Anche perché, come vedete, non me lo ricordavo, giuro, ma abbiamo portato a casa. Bravi, bravi con questo spammer, Francesco, che carica lo spam, dagli. Ehm. Giannino è stato requisito nello scorso draft, quindi vediamo. Credo che in questo draft non avremmo manco mezza pick, In realtà, sinceramente, non me lo ricordo. Quindi andiamo a vedere, facciamo quella come prima cosa. Uh, non ci siamo. Allora sa cosa ti Schippa la grande. Perfetto, noi abbiamo la 20 da Atlanta e la 25 da Indiana, oltre che la nostra 28. La mia idea. Uh, a questo punto E uh, Non andare a scegliere altri giovani Perché abbiamo Curry, abbiamo Arden Abbiamo Kawhi, abbiamo Giannis Basta giovani, abbiamo anche Jimmy Butler Tra l'altro anche se non so Perché non cresce molto di solito La 1 l'hanno presa i Magic comunque 2 Elite, 3 Blazers, 4 Thunder che erano alla 1 E 5 Suns Vabbè um, Basta talenti giovani Adesso ci serve solo gente pronta, solo gente sul pezzo, solo... Guarda che abbiamo due leggende del nostro club come allenatori. Jordan specialista del tiro, me lo ricordavo. Scheck allenatore in post, devo dire, non me lo... difesa in post, non me lo ricordavo. Ok. Allora, sincero, si potrebbe anche cambiare allenatore, sempre che le offerte siano decenti, cosa che... Come vedete, non sono perché io mi ricordo che il buon Donald Parker aveva un AA tipo, una roba del genere. Non sono andato a ridare Howard per Jokic? Non lo so, non mi ricordo cosa ho detto due settimane fa. Sinceramente, ehm, non trovo troppo senso perché adesso, se dobbiamo vincere otto titoli in 10 anni. Non possiamo prendere 19enni, 20enni che non sono pronti come overall, come esperienza, come tutto. No, non possiamo. Non possiamo farlo. Abbiamo già rischiato mandando via tutta la, la gente che c'era prima. Quello che invece è sacrificabile è Stademire. Perché sì, Stademire è un di più di questa squadra, a parte per il fatto che comincia a essere vecchio, ma è un di più visto l'arrivo. Beh, eh, il è già arrivato, è visto l'ulteriore arrivo a breve anche di eh, Giannis. Quindi, se Stademare ha un mercato degno di questo nome, magari mettendoci vicino eh, la Madonna, <ride> vabbè, che cazzo me ne dovrei fare di ste robe, non lo so, eh, mettendo vicino una o due di queste robe qui, allora, allora se arriva qualche giovane, ok. Altrimenti io andrei con, uh, con l'esperienza. Anche se... Allora, noi giocavamo con, scusami, giocavamo con Curry, Arden, Kawaii, Bargnani, Howard. Sì, qui di Stademar giocava dalla panca, cioè capite che non ha senso. E comunque non abbiamo vinto il titolo. Non ha senso, no? È piuttosto dalla panca faccio giocare un giovane che avrà 78, ma mi basta dalla panca. Allora, rimaniamo con lo stesso allenatore perché non c'è nulla di meglio. Quindi eh, teniamoci quello che abbiamo. E andiamo al Draft NBA 2014. In cui non so quanto tempo avremo da perdere. In realtà, perché c'è una sola cosa da fare: tradare Stademar. Sperando che non sia impossibile, ma lo scopriamo subito assieme. Cari ragazzi, cari ragazzi, lo scopriamo subito assieme. Allora, proviamo a fare Stademar da solo. Ricordo sempre. Ricordo sempre, si chiama IGM 100 perché la difficoltà è a 100, <coughs> la voce sta a 20, no a 100. Cosa significa difficoltà 100? Significa che ehm, la difficoltà scambi è impostata a 100, è un modo per rendere molto difficoltosi i rebuild. Allora, cominciamo malissimo. Allora, qui appare una sezione. Te e Omar Caspi. Mamma mia. Rudy Gay Tyson Chandler, che però tanto vale che tengo stade, ma anche perché costa un... no, beh, un leggermente meno. Ah, con i Lakers sarebbe la trade, tra l'altro. Ben Gordon, Nene Ilario, Jogil. <ride> I Blacca. Beh, I Blacca simpatico, eh. Lui un po' meno, però insomma gli overroll fanno un po' schifo. Mm, Rudy Gover, piuttosto chiudo il canale YouTube. Uh, Jamir Nelson, ok. Beh, le, le vedete, no? Che le trade fanno vomitare. Ecco. No, non ve lo devo dire io. <ride> no, mi sembra. Allora, proviamo a metterci la 20 e la 25 vicino. Vediamo se diventano un po' più interessanti.

è che la 3 è quella appena appena fuori dalla 1 e dalla 2, che sono Oyokicho in Embiid, che potrebbero essere. Oppure ci prendiamo il Gallo per fare la coppia italica Gallo-Barniani. Beh, avrebbe anche senso, per l'amor di Dio. Si, per Stade, ma era un po' too much, eh. Boris dio. Ok. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, mamma. Mamma mia, mamma. Però 38 anni non lo posso prendere, bello però. Eh, eh, non è male neanche questa, eh. Magari non è male neanche questa. Villanueva, Carlos Booser. Comunque, contratti decenti per l'overall, non male. Ok. Stimina. Ma senti, andiamo a vedere se la 1 o la 2. È. Puta caso, no? Allora, Tiago Spitter e James Harden Ma guarda, anche no Sai, la 1, figurati Se nella 2 c'era James Harden, nella 1 pure No, la 1 non ce la danno direttamente La 3 ha qualche opzione migliore eh? Oltre a quella lì Dwight Howard, Bargnani Per Wesley Johnson Stade ma e Massi Non ho tanta voglia di dartela, devo dire la verità è questa che era meglio la quell'altra. O era questa, forse, forse era questa. Vabbè, insomma, mm, sì. Mm. Ci sarebbe la 4 per il mago. Uh, che anche il mago. Insomma. È un altro che potrebbe anche decollare, eh. Potrebbe anche decollare perché ho rotto il cazzo, devo dire la verità. Però, insomma, per adesso diamogli una stagione in più. Eh, beh, allora, se li metto assieme immagino non venga fuori nulla, no, no. Ok, fin qua non mi sorprende la cosa. Perché poi io anche a riserve, effettivamente, io il play di riserva ce l'ho, la guardia di riserva ce l'ho anzi ne ho una di troppo a dire la verità che si gemme column potrebbe anche essere scambiabile la piccola di riserva ce l'ho mi serve l'ala grande di riserva e basta perché anche questo accetto l'opzione squadra e ce l'ho quindi a me serve un'ala grande di riserva se prendi la 3 e la 4 scambi per l'1 e per la 2 no 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 ma basta giovani da far giocare titolari e che abbiano minuti importanti un giovane da far giocare 16 minuti ci sta al posto di Stademaier e eh, se no McCollum eh. posso metterlo playmaker di riserva e lasciare andare sì, boh, quanto mi, sì, mi costa leggermente meno, boh, ma tanto in estate non posso prendere comunque. Mi davano JJ Hickson. sì che fa un pelino troppo schifo. In realtà ci sarebbe anche Tiago Splitter, eh. Per l'amor di Dio, ci sarebbe pure Tiago Splitter. No, se non ricordo male Giannis Dalla Grande scende in questo multiverso. Non, ricontrolleremo adesso non posso farlo. Perché se no, per prendere un giocatore. Eh, per prendere dei giocatori invece che eh, una scelta 8 porter per l'amor di dio, questa però. Boh. La migliore... Eccola qua, allora. Due prime una seconda è Stademan. Per la 3 è JJ Hickson, Che però è una grande riserva... Un po' cragnosa, no? Un po' cragnosetta. Io ho paura che Stademan mi, mi scenda di overall e di mi diventi ancora più intraidabile di prima, no? Oh, e se no ho fiducia a Capitan Babak. Però c'ha 32 anni, eh? Insomma... Becca gli stessi soldi di Stade, ma non mi sembra una genialata. Sinceramente, ecco. Allora, eh, visto che la 1 non posso prenderla, proviamo a capire cosa viene scelto alla 1. Chi più che cosa, così ci regoliamo anche un po' in base a quello. La 1 non la scambiano per nessun motivo. Eh, le Orlando Magic vanno a piccare Andrew Wiggins, ok. Quindi, molto bene. Quindi, la 3 ci porterebbe a uno tra Embid e Jokic. Che entrambi non eccellono nel ruolo Dalla grande, però c'è Ben Vucevic che gioca volentierissimo dalla grande di riserva. Complimenti ai signori di Orlando, esatto, Barzotto, esattamente. E a questo punto Jokic o Embiid, beh, dipende da cosa prendono quelli davanti, di base. Si casca in piedissimo comunque, direi. Allora, Jokic viene messo alla 1 a parte in tutti i draft, cioè in tutti i draft a parte 1. Quindi mi sa che ci rimarrà in bid. Vabbè, è come se fosse un problema. Non lo so, vediamo. Orlando ha preso Winkins, guarda, lo vedi, lo vedi qua dietro. Allora, facciamo quella trade lì, eh, Stademar tutto sommato non ci serve, visto che l'abbiamo preso per provare a vincere il titolo e non abbiamo vinto il titolo, quindi <ride> tutto sommato non ci serve, considerando che Cavalera salirà di overall, Arden potrebbe ancora salire forse di 1, anche Curry forse salirà ancora di 1, Jimmy salirà di overall, Isaiah Thomas, Gianni salirà di overall, McCollum salirà di overall, quindi insomma abbiamo già la squadra forte, eh, abbiamo capito che avere... 490 di overall non serve a niente. Ci cioè, hanno dimostrato l'ultimo decennio eh, di questo MyGem non serve proprio a niente. Ecco Spero non tirino il culo indietro. No. Ok, JJ Hickson. Boh. Vediamo, dai. Facciamo due prime, una seconda e Stademaier. Per la 3, che vuol dire o Jokic o Embed in base a cosa fanno la 2. O oh, potremmo avere anche da scegliere. Chi lo sa. Io spero di no. Così mi tolgono un problema. Uh, e uh, JJ Hickson. Sì, ma non ho capito cosa hai scritto. Cioè, hanno co cosa hanno posticipato? Mancava un pezzo del messaggio. Secondo me. Vai. Questo ti sei perso, Matteo. Esattamente questo. Oltre che un mio messaggio motivazionale bellissimo, che purtroppo non, non riuscirai a cogliere perché, visto in post, non è bello uguale. Forza, Stademar, tanti saluti, caro. Se è stato un esperimento fallimentare, ciao, grazie. Ciao, alla 2, i Miami Heat portano a casa. Nicola Jokic, eh, vedi, ho detto io che Jokic andava sopra. Va bene, nessun problema, portiamo a casa in bid, va benissimo così. Vediamo le offerte di trade per curiosità, però. <ride> Questo vi fa capire quanto. Ah, GTA 6. Sì, 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 sì. Devi, devi capire che io, queste cose così giganti, a meno che non sia morto, a meno che non mi sia morto il telefono. O, a meno che non abbia avuto una giornata talmente incredibile da non aprire mai il telefono, che è impossibile. Praticamente. Queste notizie le vedo perché devi vivere sotto una cazzo di te roccia per non aver letto di, 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 del possibile ritardo di, di, di coso di GTA 6 almeno personalmente, eh? poi se voi non avete visto, buon per voi. Sappiatelo adesso eh, Non è importante per questo istante Come al solito queste trade fanno sboccare Mamma mia, ma come sì? si... Con che coraggio vieni a chiedermi la 3 guarda, questa è l'unica che avrebbe un feel di senso Steven Adams vale la 3 eppure una seconda Ma vaffanculo, va Ma vaffanculo, gioelone Give it to me. Che poi give it to me, che vuol dire? Non lo so, c'era anche il Wien. Eh, sto draft qua è interessante. Rendo il cappella, TG Warren, Saric, Smart, Bogdanovic, eh, boh, insomma. Draftino Clarkson, Nurkic, Dingwidd, Jeremy Grant, Joe Harris, che poi siamo distrutto il crociato, però vabbè. Insomma. Un po' di giocatori da questo draft. Joelone, benvenuto ai Los Angeles Clippers. Eccoci qua, from Kansas University, col 45. Vabbè. Ok, l'anno scorso avevamo preso Jokic. Ah, non, non mi ricordavo. Vabbè, tanto meglio. Tanto meglio, tanto meglio. Allora, quindi, Barniani adesso mi risulta perfetto da tenere lì finché Embiid non mi diventa titolare. E... Proviamo a capire queste tre dove mi potrebbero portare. Se qualcuno mi dà due prime, io sboccerei, no, vero? Mm. Mm, 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 mm. Allora, vediamo cosa troviamo libero alla 20, ma piuttosto vorrei avere un po' più di spazio solidale. Allora, i Thunder alla 4 hanno preso la VIN. Alla 5 Cappella, alla 6 Gary Harris, TJ Warren alla 7, doppia scelta degli Warriors, 8 e 9, Ken Birch e Aaron Gordon. È già Barry Parker? Marcus Smart alla 10%, Julius Randle alla 11%, non era questo draft qui, no forse no, no non era questo draft qui, no ho detto una cazzata, uh, Dario Saric alla 12%, Jordan Clarkson alla 13%, Bogdanovic, Max Kleber, la 16% per David Harris, quindi gli Warriors scelgono ancora Spencer Dinwiddie, ci sta, alla 16%, 17% una futura per Nick Young e Rashid Wallace. Tori Craig, Dwight Powell, Gerami Grant. Cazzo, la scelta davanti a noi Gerami Grant. E noi la 20 chi troviamo? Nurkic. Mamma mia. Tanasi Santeto Kumpo. Tanassi, Santeto, Kumpo, Il Dynamic Duo. Mamma mia, voglio vomitare. Giovenco Balestrieri. Questo lo prendiamo al secondo turno. Questo lo prendiamo facile al secondo turno. Senti, io non voglio nessuno di questi. Posso dire la verità. Con questo prendiamo Giovenco. No, Thanassis mi sta sul cazzo, ragazzi. Cioè, ve lo dico con tutta onestà. Non, non lo riesco a gestire, Thanassis. Come 39 anni? No. 39 anni al draft. Ma che vuol dire? Che figata, sto gioco. Ronard Test è un po' di cazzina, ma in squadra servirebbe. Eh? Qua mi danno la 26 e una prima 2018. 18 è il draft di Luca, no? 2019, vero? Dai, madonna mia, lui scola 69 di Widdy. Che schifo, poraccio! Timberwolves. Jason, Terry e Hornets Luca 18? Ah, ok, allora. parla di ricordare 19. Dov'era quella che ci dava la prima 18? E la 26. Perfetta, va benissimo. Benissimo. Ottimo. Allora, fa... schippiamo. Jordan, McRae, Thanassis e Vaffanculo pure ai Timberwolves. Uh, la 22 per Jason Terry, per prendere Kyle Anderson, altra trade. Luis Cola, tutti quelli che proponevano noi. Ah, Nurkic ha i Blazers come nella realtà. Cazzo, Nurkic ha la 24, bella stile. Eh. Joe Harris e noi. 30, ma come 39 anni, 40 anni? Ma che è? Ma chi è sta gente? Sono quelli tipo finti. Ma butta dentro Giovenco. Giovenco in... Giovenco in... From Italia... Me... Oddio, ma è il Cazzoli! Ma ragazzi, abbiamo draftato Cazzoli, fermi tutti! Ma è, pales palesemente, è palesemente Cazzoli. Senza i tatuaggi... Cioè, con tatuaggi meno cringe. I, i, cioè, nel senso, questi tatuaggi fanno schifo Giovenco Giovenco Cazzoli! <ride> basta, 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 Allora, eh, scusami, MB c'ha 79, godo E invece Giovenco? Il pazzo Giovenco? Dov'è? 65 65 Giovenco, 39 anni. Insomma, che classe draft di merda ho scaricato, tra l'altro. Vabbè. Allora, lui lascia lo stare, per l'amor di Dio, tutti questi soldi devo darti Giovenco. Guarda cosa c'è scritto vicino ai badge, ragazzi. Guardate cosa c'è scritto vicino ai badge, però. Guarda cosa c'è scritto. Promessa. 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 Eh, lui ne sa, eh. Promessa a 39 anni. Questo gioco è fantastico. Fantastico, promessa a 39 anni. Eh, Com'è che si vedeva? Scusami, perché non posso vedere? Quanti mi piace siamo? Non posso. Non si vede più. Ah no, qua così, ecco dove era. Eh, lasciamo un po' di mi piace per cortesia. Adesso vi ho sgamati. Giovenco in. Giovenco Gazzoli in. Boh, sono pazzo. So pazzo, rifirma loro tre Olè. allora free agent. Chi se ne frega? Non abbiamo mezzo soldo che sia mezzo. Nessuno è coso. Possiamo tirare dritti. Meno 26 milioni per l'amor di Dio. Dai, dai, andiamo avanti. Alla 43 di Tanassi su un caso. <ride> oh signor, va bene. Uh, ok. Gli mettiamo vent'anni. Sì, dai, va bene, ci sta, dai. Tanto chi se ne frega, già avrà 60 di potenziale. Allora, aspetta, dai, dov'è? Giovencone, dai. Diciamo 21, 21, con esperienza. Esperienza perché è arrivato avendo appena vinto il campionato a Trieste. Trieste, Trieste è riportata in Serie A da Giovenco Gazzoli. E ha, vinto, ha vinto il campionato in Serie A, draftato al primo turno NBA sono pazzo ecco la storia di giovenco gazzoli benissimo andiamo avanti allora abbiamo curry Isaiah Thomas arden Jimmy B mio padre ehm, capiamo subito una cosa al volo però ehm, scende salirebbe dalla piccola è eh, che io alla piccola c'ho un po la fila diciamo mamma mia guardare le grandi Gas! Gas! Sai che Giovenco secondo me sale dalla piccola? No. Lui è forte in tutti i ruoli semplicemente. Va bene, ok. Ecco, l'unica cosa è, vedi io qua ho quattro centri, io andrei a mettere... Lui rimane uguale Vuce cioè, vi scende di uno Ma va bene lo stesso Facciamo così Allora Se gemme colon Potremmo effettivamente Mandarlo in G-League Sì Ha senso Ci siamo Ci serve un play Giusto per pararci il culo Insomma Ma Poi 80 di overall. la madonna, vabbè, c'ha 37 anni, eh. Eric, fedele scudiero, che però non ci ha mai portato da nessuna parte. Ma sì, ma sì, Pablito. Vieni, Pablito, vieni a giocare per noi. Bravissimo. Uh, no, Eric lascia stare, cambiamo. Rinuncia ai diritti, non voglio sapere niente. Boh. Preso? No, petta è, è la moratoria. Zack celebrò un friege. non è che ha firmato... Ai Lakers, no? Quel maniaco? No, ai Knicks. Non so che squadra abbiano i Knicks. I Lakers non hanno preso nessuno. Per ora, questa è la cosa più importante. Ok. Le Bro è Knicks, Tra l'altro relativamente eh, realistica come cosa. Ok. La squadra è fatta. È più che fatta, direi. Abbiamo un quintetto potenzialmente la 90 di overall. Il fatto sta fatto considerando che Kawhi almeno di due se non tre salirà visto che c'è 90 e c'ha di potenziale e adesso se, se CJ va in g league magari potremmo prendere non so un tabo se di turno così tipo veramente per come chioccia ecco 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 allora 3 siamo un po troppi forse 3 eh? 7 10 14 6 17 Orco 2. Quanti siamo? No, allora, se foroscia, scusami. Ti ho appena firmato, devo silurarti immediatamente. E mi sa che siamo uno di troppo. Mm, vabbè, andiamo al progresso giocatori Un attimo, vediamo cosa succede. Beh, più 3, però, scusami, era 77. Più 3 a casa mia fa 80. Come sei sta storia? Mm, vabbè. Ok, Priglio non è sceso di Overola 37 anni. Boh, JJ Xon sei pure sceso di uno. Io temo che sia giunto il tuo momento di salutarci. eh. Allora, abbiamo comunque il nostro pseudo-quintetto da 90 di Overola. Abbiamo anche gente che difende come Dowite Toward e Kawalanar, che era quello un po' che mancava. Eh, lo scorso, vedete insomma, Carrì, in realtà ha A di difesa sul perimetro. Boh, uh, va bene Barniani ha più difesa in area Howard ha più difesa in area Anche Arden comunque B più B meno, non è male Quello che fa cagare... Vabbè, sono loro due difese sul perimetro No, in realtà abbiamo anche grandi difese Grandi tiratori A meno Kawhi. Insomma, abbiamo tutto quello che ci serve Peccato che la CPU non è Come sempre dalla nostra parte, no? Allora, andiamo via Sfancula Summer League per l'amore di Dio. Classe Draft 2015. E adesso noi come sempre facciamo tutto nel migliore dei modi. E adesso si ride. ride. Al solito. E adesso al solito si ride. 2015. Non sono più le mie. E si vede che non sono più le mie. Uh, lascia stare. Goodman Soul. Dov'è mio padre? Mio padre. Immofei Mozgov. Mio padre. Male, Pep, malissimo. Ehm, andiamo avanti. O oh, oh, vediamo... Eh, sì, ok, allora, siluriamo GJX. JJ GJX, JJ scusami, ma eh, non posso tagliare né Giovenco né Popsi, quindi eh, purtroppo è stato bello. Sarà per un'altra volta. Sarà per un'altra volta. Grazie, comunque di tutto. Sperando che eh, il fatto che tu ci abbia portato in bid sia di buon auspicio, ehm, nuova stagione. Olè. Allora, prima cosa che andrai a fare è l'affiancamento: giocatore, dove l'allievo dovrebbe essere, ovviamente, Embiid e il mentore, ovviamente. Eh, White Toward, allora belva e tagliafori va fatto assolutamente. Lavoratore instancabile reattivo finalizzatore. Impavido che diventa già oro durante la stagione. Beh, ci sta. Elevazione suprema anche però è importante, eh? vai vai elevazione suprema, ok, ok, e vabbè possiamo mettere un mentore a Kawhi magari, però... Mm. La Madonna, Amago dalla media, però non salgono i badge, cioè che cazzo dovrei farmene? Giannis, magari. Però Giannis ha vent'anni. Che mentre devi farli. Lui è già di quell'altro. Jimmy B. Ma non salgono i badge. Com'è sta storia? Ah, ecco, questo sale un minimo. Ecco, questi salgono, ok. Andiamo i barniani, allora, anche se fanno sboccare questi upgrade. Facciamo tiratore scelto, facciamo paraocchi e facciamo finizzatore in pavio, dai, sono i tre che vanno un po' più su. Ok. Beh, c'è mano e mano rotta, cioè, insomma, se ti rompi il metatarso, due, tre, tutta la mano, una microfrattura, poi con le tecnologie che hanno, ci sta, cioè, insomma, sì, so sono tutti sovraumani eh, i giocatori NBA, eh. Anche il quinto della panchina dei Bucs è un super uomo per come riesce a stare in campo. Però sì, forse Westbrook un po' di più. Non lo so. Allora, 32-32-32 Vucevic. Eh... Sì, io farei così. Beh, Prigioni, però, aspetta. Deve... Per quanto abbia 79, io farei giocare. Cazzo, però Isaiatoma a 76 fa abbastanza sbocco, eh. C'è da dire. Qui chi mi manca? Mi manca una guardia di riserva, perché Tiago Splitter non deve giocare, deve giocare Jimmy B. Ok. Embiid, dagli pure 16 minuti. Ah, no, Kawaii manca, aspetta. Chi è che gioca dispari? Jimmy, gli dai 30 a Kawaii. Io farei Giannis 18 e mm, boh barniani 32 eh? eh diciamo così o forse a sto punto ah no a sto punto ti dirò che non era 76 ma avevo visto male allora forse scusami ah ecco boh, perfetto allora Isaiah Thomas scusami hai appena perso il posto <ride> Ti chiedo Venia, hai appena perso il posto, ole. Ok, perfetto. Il quintetto è assolutamente di livello, la panchina sì, ma neanche troppo, perché comunque sono giovani, quindi eh, voglio dire, non è quella squadra iper sgravata che magari a 2K non piace. Non, non, sinceramente non so più cosa fare, perché la verità è che non so più cosa fare. 4 stelle e mezzo di, di efficacia sistema... E adesso si prega, non so quale dio che la simulazione ce la dia buona. Non, non, non lo so. Non lo so, mi sembra che più di così io non posso fare. Ecco, ma l'avevo detto già lo scorso episodio. Più di così non so che fa. Vediamo cosa cuciniamo questa sera. Soprattutto speriamo che i Lakers non rompano troppo il cazzo, perché. Io posso anche vincere i titoli, ma no, Giannis, non te lo do per tailoso, non mi sembra il caso. Ma se i Lakers mi fregano sul tempo, eh, eh, eh. stasera l'obiettivo è free pit, cioè non, non ci sono cazzi che tengano. La stagione regolare, le prime 20, 17 vinte, direi molto bene. Ma la stagione regolare abbiamo sempre fatto molto bene, 60-70 vittorie. Il problema sono i playoff, poi, no? Eh dove misteriosamente ci caghiamo ripetutamente addosso. Giovencoin. 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 No, meno 3, va bene, gioca dalla piccola allora. Giovencoin. Easy. Easy 9 punti 4 rimbalzi 2 assist in 14 minuti Giovenco in 3 su 3 da 3 è il pazzo ma quanto c'ha da 3 60 tipo guarda se lo facessimo giocare 36 minuti 23 di media uffo eh, sto lavorando Trevor dopo ti rispondo 57 da 3. Esordio NBA. 3 su 3 da 3. e sbatte il cazzo a Giovenco. e sbatte il cazzo a Giovenco di tutti quanti. Altra vittoria. Giovenco imbattuto. Dov'è Giovenco? 4 punti. Eh, qui 0 su 4 da 3. Ehm... Mm. Oh, oh. Sono in telecronaca, mercoledì. Ma poi tu mi hai detto che tornavi giovedì, scusami. Ma Che cazzo è sta storia? Oh, stiamo rullando tutti in regular season, eh? Cheat, perso con gli Oaks. Che <ride> poi. Giovenco, grazie. Ci hai fatto sognare, adesso casomai ci si rivede ai playoff. No, non credo. Gioca meglio di te nella maccheria. Va bene. Va bene, va bene. Va bene. Va bene, no cap, scrive quell'altro. Ok. Bravi, bravi. Bravi. Sputate nel piatto dove mangiate. Bravi, bravi. Il massimo degli spettatori, qual è? Buh. Non lo so. Non di certo quello a cui siamo adesso. Non so, penso di aver fatto su YouTube. Uh, 6 700, 600, ma che ne so? Non, non ho idea. Ma no, sai. Allora, arriviamo alla deadline. Con il miglior record. Spero della Lega. I Jazz sono 39, i Lakers non sono. Benissimo, neanche male ma non benissimo. Eh sì. Eh sì. Um, io devo fare un cazzo. Cioè, um, cazzo devo fare niente. A firmare Leonard, Ma non so se lo posso fare Adesso Eh Cazzo Non mi sono accorto Dovevo farlo sta estate mm. Mm. <ride> E lì non, non tiro mai La seconda Trevor Va bene <ride> Allora Io posso rifirmare Bargnani e Dwight Howard Senti. Io ho Dwight Howard. E adesso il problema è. Ho oh, gli in arrivo. Scusatemi, Embiid. Fra due stagioni Embiid quanto c'ha di overall? rischia di avere 88 tipo mm, 92 di potenziale ok non so se ha troppo senso Barnier non voglio rifirmarlo perché ricordo bene le sue nefandezze ai playoff hanno entrambi un anno di contratto Vediamo a quanto 16,49. Perché anche quello dipende. Quanti soldi vuoi? 16,49. Ah, beh. Beh, guarda. In realtà, in realtà ci sta. È solo che uno l'ha superato il proprio potenziale e l'altro no. In realtà, insomma. Ci poteva anche stare in linea teorica, non è così incredibile, considerando che io posso abbassare anche a 11, così è regalato. Cioè, così è esatto, così è veramente un affare. Eh, a costo di far giocare MB da 4, cioè. è un po' una bestemmia. B da 96 non 92, eh? ho visto male, eh? ah, ok. Beh, a queste cifre devo, dai, eh, cioè parliamoci chiaro a queste cifre devo. Sì, sì. Devo. Oh, ma che vada lo si trada, invece, invece Barniani col cazzo, per dirla proprio così. Barniani col cazzo. Pep non mi serve il conto degli spettatori, piuttosto mi serve il conto dei mi piace. Vuoi fare il cavaliere dei mi piace? Fai il cavaliere dei mi piace. Dimmi che su 400 persone solo la metà ha messo mi piace e io sto per, per... No? Ecco, per andare di matto. Ma mai quanto di matto se dovessimo perdere queste, questi playoff? Forza, non c'è bisogno di fare tre né un cazzo. Via. Ho rifirmato due high tower da posto. Andiamo. Forse ho provato a fare troppo. Questa è la verità. Forse le... Perché ci ho pensato questa cosa. Non è che magari in realtà sto tryhardando quasi troppo in questo MyGem, Nel senso... Non è che magari semplicemente lasciando andare i ragazzi dove vogliono andare... Senza star lì troppo a far pazzie. Magari qualche titolo lo vinciamo? Non lo so. Magari... No, non ho idea. Come forse Gianni sono in rotazione? No. Eh, guardalo qua. Guardalo lì sul pezzone. Eh, probabilmente perché hai la versione all-gen. Devo aggiustare il potenziale di Covai perché è solo 88. Non credo, potrebbe essere quello di Jimmy 88, eh. Se, perché l'avevo controllato e l'88 me lo ricordo, ma era di Jimmy. Che è successo? Chi è morto? Embid, perfetto. Embid morto? Beh, in realtà abbiamo Tiago Splitter. Però, perché perdere l'occasione di mettere Nana Papayao 2N Pops Mensa Direi, no, cioè... Mi sembra veramente un'occasione persa. <ride> cioè, va bene, Tiago Splitter, benissimo. Ma vuoi mettere due ne... Nanna papaio? due ne Pops avon su? E beh, alla, guarda come cucina. Guarda come cucina. No, una partita gliela fai fare. Let him cook. Let him cook. Dov'è? Non benissimo, 15 minuti, un rimbalzo due, No, un punto, due rimbalzi, due assist Una stoppata, ok, una persa Meno 8, di plus, minus Insomma Insomma, due Toward 6 e 12 rimbalzi Mazza, meno male che ti ho rifirmato Va bene, Pops, è stato bello Ci vediamo alla prossima, sai Eccolo, alla prossima, caro Quale roba di Insta? Scusami perché eh, faccio difficoltà con i nickname, sai che ho una pessima memoria. Novità su cosa mi stai chiedendo? Ah, eh, tu sei il ragazzo dei video che mi diceva? Sei tu? Vediamo se eh, il fun cervello funziona. Ah. ah sì, allora, è stato un momento incasinato. Io, sì, eh, riscrivimi che ti mando un vocale che ti risponda. Adesso non è inutile che rompiamo il cazzo a tutti per le robe. Eh, no, 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 ho già fatto. Oh, siamo a 54-7 comunque, eh, 8. Vabbè, è vero che avevamo fatto bene, però forse mai così bene. Ecco, dopo tre perse nell'ultime quattro, che cazzo succede? Eh, ha licenziato un allenatore? No, si è salvato con la vittoria sui Pistons. Abbiamo dato 30 ai Lakers. Questa è una cosa che mi fa molto, molto piacere. 21 vittorie consecutive. Eh, sì. 4, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, se non ho contato male. Vittorie consecutive. Deon. Ok bravi, però io non riesco adesso a lasciarmi abbindolare dalla regular season perché ne abbiamo fatte ne abbiamo fatte di vittorie consecutive ne abbiamo fatte di grandi regular season ne abbiamo fatte di 70 vittorie e io non mi faccio più abbindolare se poi usciamo al secondo turno di playoff no? eh ecco Altro trentello rifilato ai Lakers. Si gode. Eh, e ne abbiamo fatti è uscito al secondo turno. Bravo. Anche al primo qualcosa. No? Jimmy B tutto a posto. Adesso arriva, adesso arriva il momento di Jimmy B. No, non lo so se questo Jimmy B is like that. Ha. Huh. Ha. Huh. L'infamaccio ex che va ai Knicks. 26 punti, 12 rimbalzi, 8 assist. A titoli stiamo messi a 90, più o meno, per capirsi, dopo l'ultimo episodio. Scusami, io l'avevo scambiato. Cos'era successo che non mi ricordo? Dove, però, tra l'altro? Dov'è? L'avevo scambiato in X o l'avevo lasciato... O l'avevo lasciato free agent? No, no free agent, perché se no... Non era Friege in quest'estate, no, ovviamente. Probabilmente l'avevo scambiato in X. Per Stademar forse era. Per è la scelta che mi portava Giannis, chi lo sa, potrebbe essere. Buh, non, non mi ricordo, va bene. Uh, oh, ah, per Dwight Howard forse. A Dwight Howard e Stademar. Ok, 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 ok. Ok, ecco come arrivato Stademar. Adesso... Tutto torna per 30 anni ancora nel suo Prime. 25 di media. Ovviamente, da noi non li aveva mai fatti. Ma va bene. Eh, Lavin, Porco Orcodì 23 di media Nella stagione da rookie. Ah, Steve Nash, sesto uomo dell'anno. LeBron, pure defensive player of the year. Stai a vedere che adesso mi batte le finals. Anthony Davis, most improved. Donald Parker, Coach, vedere Abbiamo mancato le 70 di una partita. Mai una gioia, veramente, eh. Maina cazzo de gioia. Lebron, primo quintetto, eccoci qua. Ovviamente, noi 69 vittorie, ovviamente, nessuno si merita di essere nel primo quintetto. Figurati tanto meno quello difensivo, ma sì, che, che figuri se non lo so. Allora, che, no, scusami, eh, Joel Embiid ha fatto il secondo quintetto matricole. Eh. Madonna, che schifo, ma eh, scusami, Yokic. Va bene. Allora, potremmo avere Clippers-Lakers al secondo turno. Eh, però, ah! Ma LeBron ha vinto l'MVP e Defensive Player of the Year senza fare i playoff. Ah, no, 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 è arrivato secondo. Ok. <ride> sì, Jokic ha passito. Sì, 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 sì. Allora, sì. allora, 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 allora. Io farei una roba di questo tipo... Proprio molto così, ecumenica. E darei altri due minuti al buon Steph che ha bisogno di, di spazio per cucinare. Per adesso accontentiamoci di questo. Primo turno contro i Kings. Uh, oh no. Oh no, il pazzo Gilberto. No. Il pazzo Gilberto no, vi prego. Il pazzo Gilberto no, vi prego. No. Il pazzo Gilberto no. Non, 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 non posso reggere. Perdere contro il pazzo. Gilberto. La, la stazza della stagione. Bravo, me ne ero dimenticato. Me ne ero dimenticato. Come voi, vi state dimenticando di lasciare mi piace. Curry, 20 punti e mezzo, 10. Assist. Ho fatto bene a dargli due minuti in più, vedi? Arden 18 e 10. Kawaii. Bene. Davanti a Barniani Addirittura: 16 e mezzo. 16 e 9. Doppia doppia di Daito Hard, un po' poche stoppate, meno di Barniani, non fantastico, Vucevic dalla panca, 11-5, Giannis 9, Bid effettivamente ha fatto cagare, 5 punti e 5 rimbalzi, vabbè, ok, ci sta, tu stai male Alessio. Tu veramente stai male sei caldamente invitato a togliere l'abbonamento da questo canale. Ti ringrazio molto. Veramente molto ti ringrazio. No, non no, mi dispiace, no, non penso sia accettabile questa cosa. Uh, abbiamo vinto entrambe le partite in casa. Ma eh, cos'è? Che stregoneria? Robe da matti. Robe da matti. Oh no. Oh cazzo. Uh, adesso qua si bestemmia, eh? E adesso qua, eccoci, il campione in carica, i due volte Campioni in carica. Clippers, Lakers. Come ai bei vecchi tempi, no? Gazzoli a marcare Covid, no? Calma. <ride> no, no. no, no, no. Gazzoli lì a marcare Covid, non me lo merito la mia idea poteva essere Kawhi su kobe però in realtà se non ricordo male arden in questo multiverso difende pure cioè come no ok 66 difesa sul perimetro no 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 come non detto lasciate stare mentre koso qua c'ha 95 bene kawaii complimenti ti sei guadagnato lo spot di uh, guardia titolare, Dai Kerry <ride> aveva, sì, è vero è vero, va bene, Kawaii, proviamoci, facciamo il possibile so che sei in grado anche se sei un po' acciaccato forza, pronostico di punti vai, chat, pronostico dei punti di Kobe in gara 1 chi indovina il numero esatto gli regalo l'abbonamento non ho idea di come si faccia ma ci provo giuro che ci provo esatto deve essere, numero esatto 13 ha scritto Bruno Vespa. Vabbè, dalla tomba. È morto Bruno Vespa, penso di sì. Non ritroverò mai se il punteggio è giusto. Qualcuno ha scritto giusto, sicuro. Vai, gara 1. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci. 24 e 10 assist Perché ce ne ha fatti 40 J Williams Vediamo se qualcuno ha scritto veramente 24 farebbe ride se non ha scritto nessuno 44 24 Ricky l'aveva scritto Vediamo se riesco a regalarti l'abbonamento Come cazzo si fa Boh mi fa cliccare un cazzo qua wow. Bello che io dico le cose E poi non so come si fa Allora aspetta che torno indietro Ricky Metti utente in timeout, aggiungi come moderatore. No, me mi sembra un po' too much, magari. Ecco. Non si può regalare l'abbonamento. Ma mi avevano spiegato che si poteva fare. Uh, adesso provo a capire. eh. Adesso provo a capire. Sì, comunque Jay Williams. Torniamo alle cose importanti, uh, Jay Williams. Forse è vero. Forse gli abbiamo dato 30 in regular season con la, con la squadra solita. È vero anche questo, sai? Perché effettivamente. Gli abbiamo dato 30 varie volte in regular season. Quindi effettivamente magari andava bene com'era. Il problema è che Jay Williams ci ha cucinato. Ok, forse in realtà. Anche qui ho tryhardato troppo. Abbiamo vinto di 40, vedi? Se schiacci il dollaro della chat puoi regalare un abbonamento. Che cazzo è sto dollaro? Dollaro. Ah, Super sticker, super chat. Non c'è un cazzo qua. Ma non è vero. Grosso cap. Che cazzo è il super sticker? Poi, mamma mia, che cringiata è il super sticker. Madonna Santa. Ma che cringiata. Number one fan. Cioè, tu mi dovresti dare 50 euro per vedere... Una pera blu che vola su un coso. Ma che schifo. No, ragazzi, ma con 50 euro c'è una pera blu che distrugge le torri gemelle. Ma cos'è? No, ragazzi, è una cringiata incredibile. No, non voglio neanche vederle, quelle robe. Aspetta. Va su cellulare. Va bene. Grazie che... Grazie utenti della chat che spiegate al vostro content creator preferito come si usa... No, anche se non lo sono, va bene, lo stesso. Eh... Uh... Chat live, quindi dollaro. Abbonamento, regala abbonamento. Attenzione, no, 50 abbonamenti anche no, sai. Un abbonamento, ma io posso scegliere a chi, però. Ogni promessa è debito. E la pera sembra che distrugga le Torri Gemelle con 50 euro, ma è una vergogna. Ah, ma non ho collegato la carta. Ma... Vedi che allora forse di nuovo stavo tryhardando troppo. Guarda qua. Guarda qua, 8 su 20 dal campo. Rullati un'altra partita. Mago top scorer. Ma lo vedi? Ma lo vedi che allora forse stiamo nel chill? Ma stiamo nel total chill allora. Ma ah, fa culo sti Lakers di merda, Godo. Sì, no, ok, ma io vorrei capire... Paypal. Numero di telefono, non rompermi il cazzo, dai. Ma quindi non si possono regalare abbonamenti da computer? Scusatemi, chi è su un computer qui può regalare abbonamenti, giusto per... Non fa... cioè, se volete volentieri, cioè, certo, non vi dico di no, ma non fatelo, ma potete, eh? Non lo so. Allora, i jazz Sean Livingston, Viscarter, Carter, Arisa, Chris Bosch, Margasol, Az. Non provo a regalarne 50, no, 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 non provo. Ma eh, potete decidere a chi regalarlo o si regala così, a cazzo di cane, perché io volevo regalarlo a Ricky. Se era Ricky, ragazzo, mi pare di sì, ma qui non mi pare che si possa fare. Ti immagini che lo regalo a caso e lo becca lui? Sarebbe una cosa leggendaria. Mi sa a caso. Insomma. Enso. Chander Parsons. Mamma mia, ma no. Fournier. No, ragazzi. Non, no, non posso perdere contro Fournier. Questi però... Eh, questi 55 vittorie. I Lakers 57, eh. Ok. Ok, Dwight Howard, minchia. Con quattro stoppate pure. Domani sera. Su Twitch posso dirlo Twitch? Sì, spero di sì, vabbè, su Twitch facciamo la MyCareer domani sera. <ride> Ma allora vedi che basta non fare un cazzo? Cioè, allora vedi che il segreto è quello? Stavo tryhardando troppo. Stavo semplicemente tryhardando troppo. Questo è il segreto. Oh no! Oh no! Non avevo visto. No, questo adesso, questo adesso sta incazzato come una iena, come una iena è incazzato questo, stai a vedere? Gioca da 4, tra l'altro, madonna, il mago su Lebron, voglio vomitare. Quanto c'ha di difesa, figurati, un cazzo, Oh sì? Oddio, interno 89, perimetro 59... Era Lebron il problema cheat, in due stagioni è arrivato alle finals con Nicola Pekovic come centro, vabbè. E volevo fare un'altra sfida ma non, non, posso, non posso regalarvi l'abbonamento di persona, cioè scegliendo la persona, non capisco perché YouTube non aggiorni queste cose, vabbè. Oh, comunque a parte gli scherzi, se volete supportare il canale fare l'abbonamento, avete i video in anteprima, tipo i rebuild... Eh, L'ASBL ogni tanto riesco a metterla in anticipo rispetto, rispetto a tutti. Uh, avete le emote, uh, avete i messaggi personalizzati nei, nei commenti. Avete le cose. Quindi se avete piacere di fare l'abbonamento o di rinnovare l'abbonamento. Io vi ringrazio che aiuta a mantenere il, il canale e a mantenere il sottoscritto e a pagare le crocchette per la Bruna. 142 punti in faccia Lebron ah. Huh. Ah! Mi ho perso una partita per ora. Pronti a perdere la seconda. Facile. Ma certo. <ride> ma, ma certamente. <ride> ma, ma certo. Ma certo, mai fatta, mai fatta, mai fatta una partita così. Quante stagioni ha giocato da noi sto pagliaccio di merda? Scusami un secondo. Quante partite? Quante, scusatemi, stagioni? Una... Dieci? 2003? No, nove forse. Nove. Nove stagioni. mai fatto una partita del genere ai playoff? Mai. Mai. Mai fatta una partita del genere. Mai. Gioca da solo, eh sì, è quello probabilmente, che noi lo facciamo giocare con gente troppo forte. Lui deve giocare da solo 33 tiri e fa ste cifre qua e va a vincere a Los Angeles. E adesso la mia domanda è: continuiamo a cillarla perché ha funzionato? O gli mettiamo addosso Kawhi e Bargnani da 3? Che è un po' una presa per i capelli, però eh, ci proviamo. Perché a questo punto abbiamo perso una partita su 12 prima delle final, scillandola. Bene o male. L'unica che abbiamo perso è perché non l'abbiamo cillata. Cigliamola. Cigliamola, scigliamola. Le ha fatto un'altra partita della Madonna. Meno male che Kerry e James Harden. Hanno fatto una belle, due belle doppie doppie. Anche Giannis. Bene, eh. Gianni se lo sto vedendo bene nei play-off, Bargnani. Insomma, Dove Tower sempre solido. Ok, ciliamo allora. Ma ah, scusami, Ginobili, c'era le partite prima? Sì, ma aveva fatto sboccare. No, gara 3 no, in realtà. Uh, è che Bargnani sta prendendo un cazzo ma veramente funambolico cioè sarebbe da cambiare diciamoci la verità uh, Dio mio Dio mio intanto facciamo così Che già la c gara 5 se la perdiamo ragazzi è praticamente finita la serie. Cioè. Eh... No, 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 <ride> no. No, no, Non è il momento di pops da nessuna parte. Calma. Cazzoli suebron, no, tanto meno. La Cillo. L'Acillo, 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 27 18 assist di Steph, LeBron 9 su 24 al campo, attenzione, attenzione il mago, attenzione il mago che mette la museruola a LeBron, attenzione, attenzione, Calma, 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 nel chill, nel chill, we back boys, we back boys, arde in MVP, sì, eh, Kerry ha fatto tipo sempre top scorer, vabbè, ok, 21 punti, 5 rimbalzi, 11 assist di media, la Madonna, 2 recuperi una stoppata, e LeBron a casa. A casuccia... Lebron... Silenzio... E a casuccia... Grazie... Fuori dai coglioni... Dai... Via... Ok... Uh, calma... Eh, non sono molto d'accordo su questo MVP delle finals di, di, di Lebron... Però... Di, di cosa... Però... Vabbè... Scusami... Eh, finale NBA... Scusami... Ma che scammata è? Ma dai... Ma questo ha fatto più punti... Più assist... Ok... Un po' meno rimbalzi... Più recuperi... Meno palle perse... Sì, bon, le medie peggiori, ho capito. Non, vabbè, non... vabbè, va bene, va bene. L'importante era vincere il titolo, non è un problema. Intanto, Pops Mensa su un altro titolo. E Gianluca Gazzoli, là no, come si chiama? Gian Alberto Fiorini, eh, primo titolo, non mi ricordo. Via, next. Prossima stagione. Si gode. Si gode. We back. Prigioni si ritira con l'ultimo titolo Giovenco. Bravo, esatto. Giovenco Gazzoli. Chi è che si ritira dai Lakers? Turkoglu. No, ancora una stagione. Va bene. Tanto non so se giocheranno ai Lakers. Qui eh, vorrei che venisse messa in una post-produzione che non c'è perché è una live. Eh, il video di Kobe. Dell'intervista di Kobe dopo il 2-0 di vantaggio alle Finals contro i Magic, in cui gli viene chiesto. You're up to O, you are smiling, una roba del genere. Per cosa devo sorridere, per cosa devo sorridere, Jobs not finished. Jobs not finished. Come si è ritirato? No, l'abbiamo messo ventenne. No, l'abbiamo messo ventenne. Come si è ritirato? Dai, l abbiamo cambiato l'età. Non credo. Perché questo 44 ha una squadra, scusami? Perché tutti questi hanno una, un posto a roster? Ma. Non sto capendo. Vabbè, non ho, non ho capito. Non ho capito. Esatto. What's to be happy about? Job's not finished. I don't think so. <ride> Job's not finished. Esatto. Questo sono io in questo momento. Mamma mia, che gas quell'intervista! Che gas quell'intervista. Si sì, può essere. Saranno quei personaggi tipo Giovenco. Sì, perché lo scorso draft avevo sc Caricato uno un po' fatto di merda. C'è quelli che c'è. Madonna, quanti anni c'ha sto qua? 74.000. Dio buono. Eh, non lo vedete. vabbè Ok. James Ward istruttore delle ali dei Knicks che si ritira. Attenzione. Ok. Dai che abbiamo fatto. Ole. A posto, a messo Hall of Fame Stephon Marbury che in realtà, se non sbaglio, ha vinto un titolo con chi? Non mi ricordo, devo essere sincero. Eh, maglie ritirate, cambiamenti storici. Oh, grazie a Dio! I vincitori delle Viso non, non otterranno più automaticamente i tre posti di ogni conference. Grazie a Dio! Luxury Tax Progressiva, noi no. Grazie. Abbiamo già fatto il rebranding l'altra volta e ce lo teniamo questo fino alla fine. Approva questo, rifiuto tutto il resto. Lotteria del draft. Qui abbiamo due, due pick se non sbaglio. Ah, e tra l'altro guarda, Memphis è andata in lotteria, neanche lo sapevo. Ok, mi ero completamente dimenticato, non è tanto nel nostro interesse. E eh, meno 6 e meno 5 è il cazzo, ragazzi. Eravamo a meno 8 partiti, eh? Perché l'altra volta non abbiamo vinto noi, hanno vinto due volte loro. Quindi... Il cazzo. <ride> Purtroppo il cazzo, eh, meno 5, meno 6. Ok, Clippers alla 13 quindi. Giovenco dopo aver vinto lo scudetto con Trieste viene draftato in NBA dai Clippers, del Gem Suittone e vince al suo primo anno il titolo NBA, la sua prima partita fa 3 su 3 da 3 per 12 punti. Giovenco un po'... Un po' così. Un po'. Una, una storia, una storia d'amore fuggente la direi. La definirei 13 e 30. Abbiamo, cosa me ne farò? Non ho idea. Abbiamo vinto il titolo. Quindi adesso il coach si tiene. Andiamo al draft NBA. Adesso la mia eh, preoccupazione principale è rifirmare Kawhi Leonard. In realtà. In realtà, fatemi vedere se si è ritirato, non credo. Eh no, guardalo qua, Giovencone. Sempre sul pezzo. Facile. Va bene. <ride> Ciao Alessio, buona serata. Uh, eh, sì, no, non c'è molto da dire. Uh, potrei scambiare Bargnani, ma brr, anche qui non so quanto senso abbia. Sinceramente, cioè. Proverei a fare ancora un anno con il Mago e piuttosto lo perdiamo a zero una volta che Vucevic magari sale ancora di uno di due. Arriva Giannis, c'è Embid e Barniani lo salutiamo. Non, non andrei a far cazzate, sinceramente. Però diamo un'occhiata. Draft eh, 2015. Vediamo giusto per curiosità Barniani e la 13 dove ci portano per capire e poi ci muoviamo di, di conseguenza anche se ripeto. La 6 è Megredi. Bello se fosse 10 anni fa sarebbe fighissimo. Uh, boh, good Stade, state. Brandon Jennings, uh, la 5. Ibaca, uh, la 3, addirittura per Barniani. Ah, anche per una scelta futura. Sì, non mi serve, però interessante. Riprendiamo Stademer volendo. Che è finito ai Blazers nel frattempo. Disney uh, Vanteran, The Rosen, bello, non me ne faccio niente. Boris Dio, Jr. Smith, bello anche questo, non me ne faccio niente. Va ah, bene, stiamo così. Però queste, ecco, queste io le traderei per della roba futura. Ecco, un'altra prima nel 2018 per dire, se puntiamo a quel draft lì in maniera un po' più insistente, prima dei Nets top 3. Pri... Come cazzo vi permettete, Brooklyn Nets? Dai, dai, scomparite dalla faccia della terra. Uh, bello il chaccio eh, mi sa che quelle due lì erano le più interessanti o questa dei jazz oppure eh. Questa non era male, ma Nana papayao 2 N Pops bon su col cazzo che ve le do. Se no questa dei Pacers. Top 3 protetto 2017 e 2018. Diamo un'occhiata alla squadra. Beh, piuttosto vecchia, eh, effettivamente. È vero che gli diamo un giovane di degno livello, però è una squadra veramente vecchia. Vai, vai, va bene. Va bene, va bene. Prendetevi la mia 13, non mi, mi serve allora. Carletto di viene preso agli Hornets alla 1. Uh, Devin Booker va alla 2. Fin qua, sì, vabbè, Devin Booker poteva andare davanti, ma nulla di tragico. Uh, Thunder con Dilo dopo aver preso Jokic. Può essere no, avevano... oddio, non mi ricordo. I Magic avevano preso Wiggins. Prendono Scary Terry Poi Mindstar i Sans Ecco 2. Ah Lavin Lavin che va fatto 20 di media vero Porzinghi Jalil Okafor che era nato tipo la 2 Nella realtà Mudiai, Mario e Zonia, E Willy Collinstein Le prime 10 Aspetta, le ho tre tutte le mie pick, no? Sì, perfetto. Ok, via. A posto, rapido indolore. Allora, 80 Carrento di Towns e Booker 75. Oddio, vabbè. Uh, Christian Wood 68. Kaminsky la 17. Con la nostra chi hanno preso? Osman, era la 13 la nostra. un po' di sì. Che Von Lune, mamma mia, è William Nangomis. Mamma mia, Roy Sonida anche al secondo turno. Vabbè, potevi prendere Bobby Portis, ma eh, vabbè, non, non ci serve. Diciamoci la verità: non ci serve. Ovviamente, si se rifirmano loro due. Eh, Isaiah Thomas, in realtà, temo che bello tutto, ma 26 anni, 77 di overall, bisogna lasciarti andare. Sarebbe anche da capire cosa fare con Vucevic, perché dipende molto quanti, quanti soldi ci chiede. Buon Nicolone, eh. Isaiah Thomas, grazie di tutto. E purtroppo non c'è più spazio per te. Quanti soldi ci chiede? Allora, kawai ci chiede 15,90. Che mi sembra un prezzo anche fattibile. Anzi, qui in realtà anche sui 12 parliamo. Uh... Beh, 12 e Se la tua richiesta era 15:90, è un buon affare, direi. Facciamo 12.10, 4 più 1. Facciamo 5 il super massimo. Che in realtà quest'anno una volta se mettevi l'opzione giocatore, era uh, tutti venivano da te. In realtà adesso non mi pare che nessuno se la inculi. Quindi vabbè. Arriverà un'offerta, ma speriamo di prenderlo subito a sto punto. Quell'altro stronzo, invece. Erco. 1482. E ha già un'offerta, tra l'altro. Aia. Aia. Non vorrei che Vucevic debba saltare. Aia. No, io questi soldi a Vucevic non posso. Cioè sì, posso perché è il mio giocatore, però no. Mi sa che Tiago Splitter tornerà comodo dopo tutto. <ride> Visto che è rimasto fedele, perché io... no, 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 no. No, 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 no. Eh, Vucevic, scusami, cioè scusami. In realtà, vaffanculo. Se mi chiedi tutti questi soldi, anche un po'. E tanti saluti. Vai pure a rovinarti la carriera invece che vincere i titoli ai Bucks Cosa devo dirti? Non ho soldi per prendere nessuno esterno. Posso solo, ho soldi solo per eh, rifirmare i miei. Sì, prenderebbe meno Kawaii, vedi, vedi te. Ah, Rifiut e in realtà a questo punto tenere Ezea Thomas, però sono due ruoli completamente diversi, non, non ha senso. Ah, gli hanno offerto un anno a 5 milioni. Ezea Thomas, no, no, lascia stare, lascia stare. Lascia stare. Abbiamo McCollum, firma Kawaii che questa è una bella stila. Queste cifre. E lascia Sfara. Fai direttamente così con Vucic. Non voglio neanche di perdere tempo. Che se spari, che se spari, Concordo, rinuncia ai diritti. Vai, 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 vai. Divertiti. Vai pure a giocare ai bucks per 20 milioni all'anno. No, 15, vai, vai. Per l'amor di Dio che io mi tengo Kawaii a 12. Vai, vai Nicola, divertiti tanto. Senza i titoli che non vincerei mai ai Bucks. Vai, vai. Perfetto. Con meno 22 ovviamente non possiamo fare niente, ma abbiamo la squadra già fatta. Fatta eccezione, ma senti, mine bid, quindi. Va giù di uno. Vabbè, per adesso ci teniamo Tiago Splitter, che ti dirò non va mica male, eh. Anzi, anzi, anzi. non sta salendo un cazzo. Ah, dovevo guardare... Uh, sì, adesso guardiamo... Giannis quanto scende dalla grande. Se scende, mi par di sì. Griffin boh. Mamma mia Rabman, Non voglio neanche vederlo Dio caro eh, boh, Forse in realtà A sto punto è meglio Quell'altro cioè, prendere lui tanto per il fit, ma... Sì, non so quanto senso abbia neanche. Ci sono terri 37 anni, minchia. Avrebbe 5 di efficacia sistema. Ma sì, dai, un po' di esperienza, buttala dentro. C'è venire anche a 2 milioni, eh. Cioè, sinceramente. Spacca il cazzo, dai. Su. Ok, Eddie Griffin ci serviva Quell'altro Sta aspettando offerte migliori? No, eh, non è convintissimo. Boh, cazzi tuoi anche. eh. Aspetta, ma quanti anni gli ho offerto io? Ah, ecco, adesso sono arrivate le offerte. Buon, buon, vai, mona, va. Vai, mona, va. Uh, beh, proviamo a prendere Paddy Mills, che mi costa un bel po'. Chi avevo preso da playmaker? Ah, si è ritirato. E allora si prende Carlitos. O oh, Milos. Milos in. Milos in. Per l'ultra meme. E Carlos Delphi. Mamma mia, brother Hido. Dentro anche lui. Boom. Boom. Guarda qua. Ma, ma guarda qua. Che robetta. Boh, vaffanculo. Te in X. Ok. 3. 5, la Madonna 9, eh, 12, 15. A posto, squadra ultimata. Adesso capiamo un attimo come siamo con gli overall. Ido dei Lakers. Ah sì? Eh, non bene, effettivamente. Scusami, l'anno scorso ha fatto 14 di media con questo overall qui. Ah. Vabbè, verrai seppellito a fine panchina da noi, non ti preoccupare. Uh, cioè, Olè. Uh, Porchè? Porco 2 più 4 MB della Madonna Ok Jimmy non sale Jimmy non sale io credo che abbia un potenziale sminchiato a questo punto il buon Jimmy eh, 78, oh ma io gli gliel'avevo alzato però, eh, vabbè, oh, vabbè, niente, eh, se doveva andare così, doveva andare così, eh, anche Kawai 88 è una vergogna però, eh, Dio Cristo, mm. ok, eh, purtroppo, sì, va un po' così, Kerry anche 92, vabbè, se no è tutto troppo semplice, cerchiamo un minimo di... Tenerli più o meno reali, ma se un multiverso in cui Jimmy non sale, che non salga, cosa vi devo dire, cioè, non è un problema. Pace mi dà decisamente più sul cazzo, sta cosa qua. Buh, vabbè, no, l'avevo alzato tra una live e l'altra, non l'avete visto, avevo, li avevo controllati. Eh, perché do un'occhiata sempre prima di fare la live, do un'occhiata in giro, se c'è qualcosa che non va, cose del genere, alzo i fattori intangibili. Ehm frattura la stessa la tibia sinistra anche a fa così Milosh allora 2016 2016 Marcel FIFA <ride> Dov'è mio fratello Imofei? Eccolo qua Olè Questo è Ben Simmons Quel draft là È proprio lui Ok Next Proviamo a vincere un altro Proviamo a vincere un altro Di danatissimo titolo ragazzi Forza Un poca De forza Allora Andiamo così per adesso con la regular season. Diamo a Gianni sembido un po' di minuti per crescere. Barniani, caro mio, io te lo dico, <ride> è l'ultima stagione che fai da noi, eh. No, Andrea, se chiedi del gameplay, evidentemente non abbiamo capito il senso di questa serie. Come puoi vedere, all'undicesima live non mi metterò di certo adesso a giocare. Allora, Giannis sdala grande, è una cosa che dobbiamo controllare per l'anno prossimo più che altro. E eh, va giù di tre, mi ricordavo. Me la ricordavo, sta problematica. Forse, guarda, rimane... No, da centro va giù, che è un po' strana sta roba. Però, eh, questo è un problema. Alla peggio giocheremo con Mbida da 3. Che comunque il tiro da 3 ce l'ha. Magari la velocità un poco meno. Però insomma, piuttosto Mbida, allora sarà l'indiziato numero uno per il cambio ruolo. Una volta sparito Bargnani. E poi sarà da capire tra Kawhi e Giannis che cazzo far. Perché io posso anche giocare con due alle piccole titolari e due alle grandi della panca alla sporca proprio. Però non torna. Oh Dio, non lo so, belli. Non mi viene in mente su due piedi così. È perché quando è entrato nella Lega pensava a 90 kg, Giannis. E dopo l'ho messo sui muscoli cosa che su 2K non fa. <ride> cosa che su 2K non fa. Allora, immagino che l'efficacia sistema sia ancora. Ula, madonna, 5 stelle addirittura. Possiamo fare 80 vittorie, questa regular season? Non succederà mai, ma. Facciamo 80 vittorie questa regular season. Dai, vaffanculo. 82 voglio fare, 80 vittorie e due cazzo di sconfitte. Che è successo? Chi è morto? Teodosic, tutto a posto. Ok, abbiamo già perso due partite, non va bene. Però abbiamo dato 50, tipo ai Lakers. 60 quasi. Godo come un maiale. Godo. Guarda lì. Jimmy, 14-12 minuti, mio padre. Mio padre. 24-2 comunque, eh. magari 80 no, ma 70 penso le faremo. 70 penso le faremo a questo punto, dai. Ah, il progresso. No, il. <coughs> sì, non c'è da un paio di 2K. Porca boia frattura il femore sinistro di Dwight Tower beh and caro direi che è il tuo momento di, di brillare e poi ovviamente si mette Pops eh, cioè Pops dalla panca una sicurezza Pops dalla fottuta panca una danatissima sicurezza Una dannatissima sicurezza. Il peso di Giannis alzarlo? Boh, non mi va. Non mi sembra molto giusto, sinceramente. Quanti titoli ha Pops? Eh, non tantissimi in realtà, perché nell'era in cui è arrivato che c'era Lebron abbiamo vinto un cazzo, quindi sì. Allora, tradeare Barniani adesso ha, ha qualsiasi tipo di senso? No, non dovrei neanche stare a guardare, secondo me. Che gioca Tiago Splitter? Oh! Come ti permetti? Ah no, Tiago Splitter deve giocare, scusatemi, ok. Perché non gioca Pops? Forse era dopo questa partita? Fammi provare questa? Ah! Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok Allora, possiamo rinnovare Arden e Curry quest'anno Volendo, così come Thiago Spitter, Jimmy B Che dipende un po' quanti soldi mi possa chiedere E Pops <ride> ma, bo, altri, altri tre anni Cosa di vedo scambio? Sì ma, ma certo Ma certo Di tutto per Nana Papayao 2 E Pops Mensa Bons su, Subito Subito, ha accettato con gioia. Ma è ovvio, ma è ovvio, una leggenda dello sport. È ovvio che accetta con gioia. Lì, blindato per altri cinque anni, causa di veto scambio. Sì, sì, sì e solo sì. Allora, Arden e Curry, che fai? Non lo rifirmi? Orco. Ah. Ah! Ah! A ah. 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 ah, faccio rugaz. A ah. ah, faccio rugazzo. Vabbè, eh, oh, appena vinto l'MVP delle Finals, tiriamo giù un milioncino, ma eh, questi sono da dargli, eh, cioè ci sta. Oh, 95 di overall, vai! Uno su quell'altro si può sparagnare un bel po', facciamo 18, che per Keri non è un brutto affare. Olè. Oh, e eh, vabbè, ci sta, per l'amor di Dio. Non, non posso tradearlo al draft, Barniani, perché scade quest'anno e lo lascerò scadere, non è un problema. Sì, Bargnani a questo punto deve assolutamente salutarci. Cioè non, non ha, non ha Uno, non ha nessun tipo di senso rifirmarlo. Due, visti i contrattini, guarda che questo di Dwight Howard è una stil clamorosa comunque. Eh. Lo stipendio, allora, innanzitutto chiedono meno perché il 2016 non è il 2023. E nel 2016 non c'erano i contratti a 50 milioni. Me ne chiedono 20, 20 22 e non... 30 perché io so, ho modificato le impostazioni perché i contratti nel gioco fanno cagare. L'ho spiegato un po' di volte, vabbè. Uh, beh, niente, andiamo avanti, direi. Cioè, non, non c'è molto altro da dire né da fare. Abbiamo rifirmato quelli che dovevamo, Bargnani lo sfanculiamo e buonanotte. Oh, ma scusatemi, ma io vo vorrei dire una cosa. Ma ci voleva tanto a far sempre così? Cioè, ma... Ma, ma ma ma, oh, prima delle partite no. E allora perché cazzo cambi la rotazione? Scusami, senza il mio benestare. Cos'è sta storia? Ah, cioè mi hanno panchinato kawaii, mi stai dicendo? Ah non ancora, cari ragazzi. Non ancora panchinare Kawaii. Non ancora. Eeeh, chi sarebbe la grande? Thiago Splitter. O oh, Dalliame Colum, piuttosto va. Io dovrei rifirmare ancora Jimmy, è vero, ma non l'ho rifirmato apposta, cioè volutamente. Quanti soldi vuole? Boh, per queste cifre. Boh, Tiagone al minimo lo teniamo ancora un anno, poi secondo me non ha più senso. E questo, ok. Jimmy ha 3 milioni annui però un 79, cioè 80. Boh, dovrei veramente abbassare tanto il prezzo. Però è un buon panchinaro. Vediamo se 2,50 lo accetta. Rifiutato. 2, io, sì, 275 Più di 275 Non so se posso Ha rifiutato bah, Facciamolo marcire lì un po' Nell'indecisione ancora un attimo <ride> Vediamo cosa succede ah, Le 70 più vittorie Sembrano effettivamente molto vicine eh? Visto il 46-4 Nelle prime 50 Poi abbiamo perso con i Blazers E con i Timberwolves Così Giusto perché non posso mai parlare, però. Ma mai non posso parlare, incredibile. Orca boia. A si è rotto la mano. Vabbè, eh, toccherà far giocare chi? Tiago Splitter? No, a sto punto che giochi in bid, fanculo. E qui dalla grande ci mettiamo Nana Papayao, ovviamente. Due ne pop spensa bonus, ma già sai. Già lo sai. MB da 4 e Nana Papayao da 4 che sale pure. Gas. no In realtà Nana Papayao deve giocare da centro, ho sbagliato. <ride> Piccolo errore. Zoc. Misunderstanding. Misunderstanding. Eccoci qua. Ok, vai in bid, fammi vedere che sai fare con tutti questi minuti che probabilmente avrai l'anno prossimo. Ah, ferma la simulazione, sì. Vediamo se eh, Coso, Jimmy, stando lì, si è deciso... No, ha alzato addirittura le pretese. Ah, potrei farli due anni a 2,75 che forse viene un po' più volentieri. Fino a 28 anni e poi magari provare a rifirmarlo di nuovo. Rifiutato. <susurr> <susurr> eh, però, amo mio. Eh... Che coglioni. Cioè, non posso darti tutti questi soldi. A parte perché ha 74 adesso meno 4 mamma mia sei depresso adesso pure gimi uh, ma io non volevo perderti così ultima offerta Ultima offerta. O se no un anno solo. Però non cambia un cazzo. A questo punto proviamo due. Ultima offerta. Abbiamo anche rovinato il giocatore. Vabbè. Niente. Jimmy non sarà dei nostri a quanto pare dall'anno prossimo. Prenderemo un panchinaro da qualche parte. O al draft. O che cazzo ne so. Eh, spiaze. Pops si è rotto lottando come un drago su tutti i palloni. Non è... Oh, si è fatto male Pops due partite. Mi vado 79 punti. Che senso? 3 su 21 da 3. 79 punti questa squadra qui? Vabbè. Ehm, ok. Non capisco, ma va bene. Oh, è tornato il mago alla buonora. Alla buonora, Omo. Embed, lo fai volare qua. No, 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 no. No, calma. Olè Adesso devo rimettere in bid da centro, però. Ok. Porco dio, Bargnani, ti odio, ti odio. Ma appena fatto tutti i cambi, mamma mia, l'odio. Mamma mia, l'odio male. Ma, ma perché? Ma perché? Perché? La mia unica domanda è per quale cazzo di motivo devi rompere i coglioni in sta maniera? Oh, Cristo Santo, deve lasciarmi l'amaro in bocca proprio prima di andare via, oh. Ah, dai, affanculo, sta sentà. No, no, dai, mettiamolo in campo, mettiamolo in campo, facciamo i bravi. Siamo i bravi Ole. Ah, Jimmy è tornato a più 2 per fortuna Cioè più 2 di prima Solo meno 2 Ok Dai finiamo bene sta stagione che arriviamo a 70 vittorie 70, 72, pareggiamo quello dei Bulls, 72, però l'MVP lo vince comunque LeBron perché di sì, va bene, 72 vittorie, secondo titolo in coming, capiamo, LeBron MVP, Cat rookie, Derrick Rose sesto uomo dell'anno, ci sono Nash e Rose che si giocano il posto da titolare, non so perché, vabbè, anche Derrick Rose non è salito tantissimo, eh. Lebron, difensore dell'anno, Vucevic, Most Improved, eh, vabbè, l'hanno preso ai Thunder, eh, eh, vabbè, oh, l'hanno pagato e effettivamente gli ha fatto cifre: 20 punti, 10 rimbalzi. E il nostro coach, il coach of the year, 72-10. Ovviamente, nessuno dei nostri da nessuna parte, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, e via. Ok, i Lakers non hanno fatto i playoff e io già godo, però non basta questo, perché stasera dobbiamo vincere il titolo, non ci sono cazzi. Oddio, Paul Pierce ai Lakers, a 38 anni, va bene, Fa una mossa disperata, va bene, Elton Brand non hanno fatto i playoff. Godo, godo, godo. Abbiamo rullato tutti, giusto i Pistons hanno fatto un'ottima regular season. George Kevin Love Germain O'Neill. Ambigua questa situazione. Allora facciamo una sorta di rotazione da playoff in cui uh, facciamo così per ora e vediamo che succede fatemi andare sotto stiamo nel chill come l'altra volta che mi sembra minchia minchia per essere arrivati ottavi alla faccia eh. ok mica brutta squadra subito Arden a cucinare Dwight Tower molto bene Curry sontuosa da 16 e 16 nel total chill No, non facciamo cazzate. Dai. Vale. Nel total chill. Nel total chill. Nel total chill. Oh là. Denver. Contro il Gallo. Az Contro Anthony Davis. Mago. Io ho come il presentimento che tu ti farai stuprare. Però, magari mi sbaglio, eh. 13-8-7, beh no no, 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 in realtà Bargnani ha fatto il suo, ha fatto il suo, 5 su 18 dal campo, Anthony Davis vinto di 30, Sereni, 16-0, ah, a parte che non era 0 perché avevamo già perso una, uh, Eric Gordon, Eric Gordon, Sempre quello marcato da Arden. Ma allora, prima ho fatto l'errore di metterci Kawhi e abbiamo perso. Quindi vado nel chill. Nel chill. Ok. Altri 26 di Eric Gordon, però Curry 32-14 a posto. Kawhi bene. Parniani bene comunque. Dwight hai Howard? 100% dal campo. Arden così così, ma quel che basta. Ok, è ok. Adesso c'è di nuovo Utah, che è sempre lì a rompere il cazzo. E poi c'è sempre LeBron in agguato alle finali di conference dall'altra parte, però parte sfavorito contro Detroit. Come cazzo, è possibile che sta squadra vinca 60 partite con gli esterni che hai? Io non capisco. Però va bene, possiamo rullarli per cortesia? <gasps> Oh no. Pops, ben sabbon su infiammazione al ginocchio destro. Meno male. Probabilmente perché si è fatto male al ginocchio trasportando questa squadra tutto l'anno. Eccoci qua. Gianni Smorto. Uh, Gianni Smorto, cosa vuol dire? Uh, Gianni Smorto potrebbe voler dire Jimmy dalla piccola. Eeeh, boh. e che cazzo? Gioca da guardia. Giovenco balestrieri. 2 su 7, era 3. Insomma. Insomma. Oh no. Cazzo. Uno dei nostri uomini contro. Ce l'abbiamo e anche Wan. Zizi. No, ma questi. Questi conoscono il potere dei meme. Questi Utah Jazz. Sono molto pericolosi. Sono estremamente pericolosi. Questi Utah Jazz. Ah, guarda, lui rimane uguale vai eddy eddy Eddie guerrero dai vai va dov'è qua adesso però cerchiamo di limare il minutaggio così E facciamo 20, 14. E dai, 14 a Jimmy. Dai, facciamo così. Meno male. Oh, i Pistons hanno swippato in X. Minchia, anche i Pistons 4-0, 4-1, 4-0. Eh, comunque, oh, faccia Rugaz. Eh. Hanno perso meno un partito di noi, Pistons, eh? Jamal Nelson, Raja Bell, Paul George, Kevin Love, Germain O'Neill. Ok. Cioè, Raja Bell, veramente, contro James Harden? Non scherzeremo mica, no? Ah. 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 37-10 di Kevin Love 43 5, 5 di Paul George tra l'altro marcato già da Cavalier Leonard che sarebbe il mio miglior difensore Barniani fa cagare in difesa quindi Kevin Love ok e... se perdiamo questa sono cazzi amari eh però io non mi sento di mettere ancora più minuti qua ai ragazzi. Farei giusto così, guarda. Proviamo. Ok, bene. Kawhi 19-7, Paul George e Kevin Love costretti a due brutte partite, 5 su 16 da 3. Comunque abbiamo vinto di poco, eh. Sono pericolosi questi. Adesso bisogna andare a vincere una a Detroit, cosa che non facciamo perché Kevin Love, Paul George e eh, Germain O'Neill fanno 20, a capa. E noi abbiamo anche giocato bene. Qui c'è proprio un bel problema di, eh, di, 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 di materia prima. Cioè eh, Voglio dire, abbiamo tirato col 50% dal campo, quasi 50 da 3. Eh, sì Abbiamo perso comunque E Germano Ney è un ex Sì, sì Uno dei tanti ex della squadra Però così mi vado a privare un po'... Eh, Giannis mi sa che è fuori Out for the season È eh, una o due settimane Ma siamo alle finals È che io eh, Allora, Paul George deve marcarlo Kawhi E fin qui non ci piove Potrei mettere Dwight Howard Invertire Bargnani e Dwight Howard Però non è che Dwight Howard A correre dietro a Kevin Love per il campo Me lo veda molto meglio Ecco, sinceramente Ma stava andando tutto così bene. 73 vittorie. Madonna, Paul George. Mamma mia, ci sta stuprando. Paul George. E... Non so che fare. Cioè... Cioè ti inverto loro due, ma Paul George ci sta distruggendo. Cosa Gli devo mettere Arden, che ha 60 di difesa sul perimetro, forse? Cioè, eh... Dio caro! Dio caro! Appena ha vinto un titolo, Ero tutto contento, bello nel chill. Il cazzo che vinciamo! Oh, siamo più di 500. Grazie, ragazzi! Eh, continuate a lasciare mi piace live. Dai, arriviamo a 400, che ne mancano tipo una, una quarantina. Dai. Fate, fate i bravi, grazie. Poi, se qualcuno vuole fare l'abbonamento o oh, re sabbare, perché no? Molto apprezzato. Ragazzi, proviamo a cambiare barniani con, uh, con Dwight Toward. Io non so che altro dirvi. Avrei messo Giannis, cioè aver, avu, ad aver avuto Giannis, anche se basso dio verrà, ho detto, boh, provo a metterci Giannis su Kawhi per, per cambiare una roba. Arden mi sembra un suicidio, sinceramente. Ecco. Ok una l'abbiamo tenuta in piedi, vinto bene, anche se Paul George continua a massacrarci, abbiamo vinto di 20. Non è che magari la forziamo? Si poteva cominciare a giocare dalla prima e non dalla quinta sotto 3-1. Pezzi di merda che non siete altro. Eh? Anfamacci. No, Simcast no, ragazzi. No, dai. No, è troppo importante stasera. È troppo importante. E Simcast è una merda quest'anno, no. No, vi prego. No. Non possiamo più permetterci errori. No, ragazzi. È eccessivamente scriptato il simcast, dai! No! No, no, faccio la pussy! No, 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 è troppo importante! È troppo importante questo titolo, ragazzi. Io. Faccio la pussy! Faccio la pussy! Faccio la pussy e non me ne vergogno perché dobbiamo prendere i Lakers, ragazzi. Siamo a meno 7 di nuovo. No, non posso farlo. Non posso perdere per il Simcast dopo 73 vittorie in stagione regolare. Non posso. 72, no, 73, giusto. 72. Eccoci 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 We back We fucking back We fucking back E adesso un altro Un altro ne portiamo a casa stasera Another one Come DJ Khaled Another one 22-12 assist per Arden MVP delle finals Da sotto 3-1 da sotto 3-1. Oh, Bargnani però. Diamo al mago quel che è del mago. 24-8-11 e in gara 7, eh? CJ McCollum, 15-18 minuti. Molto bene. Howard, 18-11. Curry, l'ha cariata. Però Arden, 14-14. Un plauso a Paul George che ha steccato gara 7, però ha fatto una serie della madonna. Della madonna. Ok, uh, abbiamo sopravvissuto un'altra stagione. Abbiamo sopravvissuto. Sì, ab abbiamo. So uh, questo My Jam mi sta facendo male al cervello. Malissimo al cervello, malissimo malissimo. Ma male 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 proprio. Meno sei ragazzi, Jobs not finished. È fattibile, eh? ragazzi. 2 su 2, sembrava impossibile 8 titoli su 10 adesso. 2 su 2. Già diventa più possibile, già Mario Moon. Mamma mia, chi si ritira a ah, Turcoulu vincendo il titolo, Toh. prego. A questo punto mi viene da dire, sì, leggendo anche il messaggio del ragazzo col nickname impronunciabile, no, illeggibile più che impronunciabile. Se non avessi preso LeBron e come mi era venuta l'idea pazza prendere Carmelo. È che me l'avevano ciulato Carmelo perché volevo prenderlo e l'hanno ciulato alla 1, se non sbaglio, no? Boh, no, vabbè, comunque. Se io avessi preso Carmelo al posto di LeBron. Quanti titoli avrei adesso? Questa è una grande domanda, eh? secondo me. Uno di quei what if... Uno di quei what if che non ti fa dormire bene la notte. Con Carmelo Wade, invece che Lebron Wade. Quanti titoli avrei avuto? Eh. Eh. Secondo me un po' in più di quelli che hai avuto adesso. Però, intanto si, le, si ritira... Una leggenda della nostra franchigia, ovvero Iverson. Io spero che ovviamente verrà messo nella Hall of Fame, ritirata la maglia e tutto. Ci mancherebbe pure altro. Leggenda delle Los Angeles Clippers, bravi tutti! Bla bla bla. No, magari mi confondo con l'anno scorso. Avevamo Iverson anche quest'anno, no, non è vero, forse no. <ride> mi stavo confondendo con lo scorso GM, probabilmente. Vabbè, adesso vediamo, non mi ricordo. Forse Everson è uno di quelli che abbiamo avuto sia quest'anno che l'anno scorso. Jamie Bonner, se dirà, dire, medico del sonno. Non dovevano dormire i nostri ragazzi. Devono fare it... No, com'era? Com'era quello di Brock Lesnar? It, sleep, free repeat, repeat. Non so, una roba del genere. No, perché Free Pit Repeat non suona bene. Oh, Allen Iverson ritirato. Eh, giustamente. Hall of Fame. Sei campionati NBA. Eh, direi che ha giocato proprio da noi, sì. <ride> eh, sì. Eh, sì, eh, sì. Sei campionati NBA, un MVP e due Finals MVP. Alla faccia. Alla faccia. Alla faccia. Maglia ritirata ai Clippers... Uh, non ho capito sto anno cos'è che vogliono dire queste tre date comunque si è fatto 20 stagioni da noi praticamente hit slip hit slip suplex repeat ecco esatto noi facciamo hit slip title repeat ecco clap nella chat per, uh, per la leggenda dei Los Angeles Clippers uh, Allen Iverson ragazzi, grande clap per The Answer. Assolutamente meritato of fame e il ritiro della maglia. Sei titoli, Joe, nei tempi d'oro dei Clippers. Guarda qua, Iverson-Shack ci hanno portato, Dio Bono, veramente al dominio. Il Free Pit. L'ultimo Free Pit che risale a dieci anni fa, abbondanti. E adesso ne proviamo un altro ragazzi. Eh sì, adesso ne proviamo un altro. Allora, abbiamo qualcosa la Lottery? No, allora la schippiamo a pie pari. Kings, Warriors, Magic Suns, Cavs. Noi abbiamo la 20 No, la 30. Abbiamo e basta. Sì, la 30. Vabbè, ci serve qualcosa? Assolutamente no. Uh, vediamo se per sbaglio trovo a... Guru delle Guardie. Perfetto, fai vedere se c'è, Iverson. So, forse Carmelo stavo per impazzire. Uh... I, 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 I J JK, dove cazzo sta la I? Ma no, beh, beh, beh. non c'è nessuno con la I. O me la sono persa? Ah no, ah non c'è nessuno con la I. Ok, vabbè, <ride> come non detto, che tra l'altro è già nostro, <ride> l'unico colai è già nostro, eh, vabbè, arriverà l'anno prossimo, forse ci vuole un anno. Vabbè, pace, state bene lì dove siete, tutti sereni, tranquilli, via. Draft NBA. Draft NBA in cui noi cosa dobbiamo fare? Assolutamente niente, perché noi adesso abbiamo perso Bargnani, ma... Lo andremo a rimpiazzare con uh, Embed in parole povere. Giusto? Giusto, direi. E quindi Jimmy l'abbiamo perso. Tiago Splitter. Che ci facciamo con Tiago Splitter? Ci porta magari a una scelta protetta in lotteria? Due prime future, Tiago Splitter, la madonna. E che Tiagone potrebbe anche servirci, eh, però... Mamma mia, colone belli. Mamma mia, la mia voce dove è andata. Due prime, no. Pops, ma c'è il divieto scambio, eh. E <coughs> che Tiagone potrebbe servirmi in realtà, eh? Allora, noi siamo con Curry McCollum, Arden e nessuno dietro per ora, Kawaii. Attento Kumpo, e vabbè, lui non c'è, c'è ma non c'è, Tiago Split che sarebbe Mbid e Tiago Spitter che a questo punto va tenuto dalla grande riserva e bisogna prendere un centro di riserva ok quindi siamo un attimo adesso cortini con le rotazioni eh siamo un attimo cortini c'è anche da capire tra loro due che cazzo devo fare adesso Mm, queste due dove mi portano? Mi portano a qualche giocatorino decente? No, ma anche a giusto qualche giocatorino? No, solo merda. Mm. Bah, vediamo le prime, tanto non le prenderò mai. Allora, eccolo qua, Ben Simmons from LSU a Sacramento, con la numero 1 Assoluta del draft 2016. Alla 2 Jalen Brown agli Warriors, ai Magic ci va Pascalone Si Phoenix Suns alla 4 prendono Brandon Ingram, e alla 5 i Cavs Tom Maker. ok. <laughs> Eh sì, a un certo punto toccherà fare quello, Francesco, sì. Atom ah, Maker davanti a Sabonis. Benissimo. Uh, vediamo i Lakers alla 9, cosa fanno? La 7, quello lì per Tyson Chandler. Questi sono i Lakers, eh? Questi sono i Lakers che ribuildano. Via Tyson Chandler è una scelta futura per... Ah no, allora no, 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 no. cazzata. I Lakers eh, siano già liberati i Tyson Chandler. Badil da la 7 agli Oaks. Malik Beasley alle 8 e Lakers alle 9 prendono Fred Van Vliet. Che non è male, assolutamente. Ulla. Già malmare la 10, che bello! Dragan Bender uh, c'è Bo Cruz. sarebbe zubak mambo se sì, non si sì, vabbè non so alla 30 chi ci arriva fammi capire cork il jet e eh, oddio <ride> È un po' un controsenso, però alla sporchissima il jet. Eh, alla sporchissima il jet. A me ne andrà giù di 1-2. Però almeno abbiamo una guardia di riserva. Forse ne trovo una meglio in estate, vi dirò. Eh. Chi c'è libero? A ah, Zuba che libero. Anche Caruso, anche Dottor House. Patrick McCoe. Eh. Vabbè. Direi: Ryan Arcidiacono, Madonna. Uno dei tanti che doveva essere italiano. Beh, direi che Zubac alla 30 è una bella steal, sinceramente. È vero che Centri, vabbè, tanto non è pronto per giocare. Caruso, tanto meno. Uh... C'è un potenziale qualcosa? Potenziale di Dai Zubakin brava, 70 forse dalla Croazia e Clippers. Che tra l'altro è la sua squadra attuale. Benvenuto, caro. Uh, quella seconda la per. No. Ah, allora niente. Nessuno interessante purtroppo, niente, va bene, data male. Ok, uh, quanto c'ha di overall Zubak? 70, quello che immaginavo più o meno, nessun problema Ok, allora, ingaggiamo Zubak, lasciamo stare lui, ovviamente ci mancherebbe altro Ui, rispetto eh Ok, perfetto che questa è la colonna portante del nostro futuro della squadra Offerte qualificanti a Milos per adesso, lo lasciamo stare E ci troviamo in realtà con 11 milioni sotto, eh? niente di tragico Uh, considerando che questi spariscono, adesso Jimmy vediamo. Uh, sinceramente, Jimmy, vediamo anche in base a che succede in estate. Allora, io andrei avanti dalla moratoria, teniamo il cap hold di Jimmy Bargnani. Per adesso, fermo lì al palo. Ah, io ho 10 milioni liberi, tra l'altro. Ah, cazzo, me ne sono accorto adesso. Ah, ho 10 milioni liberi io. Ah. E beh, 10 milioni liberi, posso prendermi. un bel panchinaro, no? un'offerta va fatta eh. temo che un'offerta vada fatta anche me è detto simpatico ma è lo stesso identico problema e eh, guardi diciamo non benissimo eh. ci scembattiamo ha 37 cazzo di anni eh, c'è cioè. Eh, Inghi anche, eh, Inghi anche simpatico, però... Vabbè, però lui 84, insomma, overall è importante, anche, anche se va giù di overall comunque è buono. Anche se forse aspetta. Facciamo così. Ah, io ho 15 milioni addirittura. Cioè, con 15 milioni prendo Eric Gordon, altro che monade. Eh Cosa serve a me al momento Scusami Una guardia e Considerando che bid Diventerà la nostra alla grande Giusto? Sì perché sto meno 3 Non posso gestirlo Ehm Settiagone riprende uno, lasciamolo da centro. Allora, facciamo così. Dopo scenderà per l'età, però comunque facciamo così. Zuba, che lo manderemo in G League. Mi serve un ala grande e una guardia, mi servono due giocatori con queste cifre, quindi non facciamo cazzate. Beh, proviamo a prendere Iggy, dai eh, Dio, se posso prenderlo a 8 milioni 40 ne vuole Westbrook Ah <ride> Ah Ok O se no andiamo No, ma io aspetterei ancora Per il Kawai o Gianni Sala Grande Aspetterei È eh, che Dawar però, cazzo, scade tra un bel po', eh e eh, mi sa che Dwight va scambiato poi, perché ancora un anno poi Gianni basta, non può essere di riserva, cioè. uh, Va bene, sì, no, hai detto bene Gian, non ne frega un cazzo, però, dai, ben fatta. No, Sigema Econom è il mio play di riserva. E me lo tengo così com'è. Eh, capito Oscar. Ma anche sul 90. Ah, ok. Allora, Porco 2. Uh, ok. Porco, due pure te. Ok, mi si sta sfaldando tra le mani la squadra. Allora, io a Giannis 20 gli do pure. Eh, che ti devo dire? Cioè, più 21 che 20, direi. Oh, eh, tocca. Eh, cioè. Ha rifiutato. Ah, questo vuole un bordello di soldi. 22. Ah, ok. Minchia, uh, va bene, 22 sono tanti, eh. 22 sono veramente tanti, si gemme colo, ma 15 non credo di potermelo... Cioè, sì, me lo posso anche permettere, ma non so quanto senso abbia, a dire la verità. Allora, intanto concentriamoci sul provare a prendere i Guadala. 9.49, ma non ha offerte, quindi io di direi di andare 8 per 2. Sì, perché anche se ha 32 anni, comunque c'ha 80 alto, quindi mi torna comodo due stagioni. E invece da Ala Grande che abbiamo un altro bel buco tutti vecchiacci. Buser c'ha 34 anni Bello Jay Smooth Drew Gooden Brandon Bass Jared Dudley Pff. Che cragne però eh, Un anno Buser Io te lo, te lo concedo pure se vuoi Tanto non c'hai offerte dai Aslem Dove l'hai visto? Ah, uh, eh, 30 se no, vabbè. No, mi serve uno che giochi, calma. Calma. Se no... Eh, Dio, però Ian Mainmi, interessante in realtà, eh. Perché comunque è vero che costicchia, però c'ha 29 anni, 80 di overall. Wanzizi, mio padre. Rispostiamo casomai o lui o Splitter dalla grande, beh facciamogli un'offerta. Va eh, biennale dai da 5-5 biennale. Allora, avrebbe firmato Booser. Vabbè, firmiamo lui che è arrivato per primo. Dai, sperando che non faccia tipo meno 3 in estate. Iggy, 11 offerte. Porco demonio. Guarda quanti soldi ne hanno offerto questi. E... Cazzo. Quelli dopo fanno abbastanza cagare eh. Quanto gli avevo offerto io? 8 milioni e 20 Così tanto? Ah no, era 8 milioni, mi sa Eh, proviamo ad alzare un pelo il tiro, dai Proviamo a far così Ok, abbiamo sorpassato i Pistons. Meno male. E ragazzi, dovete so che è piccolo che magari guardate a telefono, ma dovete stare attenti a guardare qui. E la maggior parte di questi, lo vedete anche un po' dall'età in cui sono, eh, sono Restricted. Se c'è la C, F-A-C-R, sono Restricted, quindi sono in uscita dal contratto da rookie, quindi vuol dire che rifirmeranno. O, o la squadra pareggerà l'offerta Quindi sì, io un'offerta la posso anche fare Ma non ha molto senso Quindi prima mi concentro con quelli che hanno la SFASR Quindi Unrestricted Free Agent Che possono andare dove vogliono So che è piccolo, ma date un'occhiata se riuscite Ok Ok, mi accontento anche solo di Wodana Benissimo, perfetto Perfetto, 2, 4, 7, 9, la Madonna. 13. Eh, Però ancora un esterno va preso. Anche scarso, giusto per avere qualcuno a buttare dentro. Mamma mia. rendi fuori. Non lo voglio neanche vedere quel cesso. Prendi il ciacio, dai. Prendi il ciacio per il meme. Mamma mia, Von Wafer. No, Gerald Green. Gerald Green sarà buggatissimo, già vedo. Eh, ma T Mac vuole un fracasso dei soldi. A parte che si spariva, voleva un botto dei soldi. Vai. Ciao in, perfetto. Ok. Adesso incrociamo un attimo. Anzi, incrociamo le dita che i guadagno scenda tipo di 3. E stessa cosa, Boozer. Però su una cosa su cui non voglio incrociare le dita è. no, attento Comp 95 di potenziale ancora. Embid 92, McCollum 87, Leonard 90, che è leggermente basso, però ci siamo, cioè, nel senso... non è che siano a puttane gli overall, dai, ci sta. Ci stanno, ci stanno. Olé. Olé. Allora, Iguodala in realtà è rimasto lì come overall. Spettacolo Boozer meno 2, benissimo. Cavaliernade è, è sceso di 1. Ma soprattutto Dwight Toward è sceso di 3. Oh, mamma mia. È così, Simone. Vabbè, pace. È un multiverso parallelo. Questo non deve rispecchiare sempre la, la realtà. Ma questo meno 1 potrebbe anche essere per il morale, eh. Mi preoccupo troppo. Questo meno 3 invece a 30 anni. Mi preoccupa molto di più. Eh, anche perché 86 BB da 86. Dà la grande. Eh. eh, potremmo essere costretti a fare una scelta che non volevo fare, eh, ma che temo possa essere prima del previsto, soprattutto. Vediamo. Vediamo un attimo. Intanto mettiamo la classe Draft 2017. Dov'è il nostro uomo? Immofei. Vai. Mamma mia, quante cose che mi ha salvato questo Immofei grandissimo. Perché embid eh, c'ha uno in più di Overall adesso? Eh, di Dwight Toward. Eh, invece, Kawhi da ala grande va a meno 3. Eh, purtroppo, l'ala la grande è un ruolo un po'. Vedi che Bargnani non l'abbiamo. Vabbè, era il momento di lasciarlo andare il mago. Però. Però, 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 adesso scambiare Dwight Tower con 86 è un po' una merda, eh. Anche perché, porco due, <ride> come vedete le offerte sono queste qui. Ovviamente, essendo un MyGM100, che cazzo mi aspetto? Il gallo mi aspetto. Al Jefferson... Uh, beh, beh. Eh, aspettiamo un attimo, vediamo come va la stagione prima, va? Vediamo un attimo come va la stagione così e poi prendiamo una decisione. Mamma mia, stavo per ribaltare tutto. Come siamo messi con mi piace? Spero bene, ragazzi. Ci siamo arrivati a 400, no? Che era l'obiettivo. Ah, oh, sì, bene, bene, dai. Però sempre meno degli spettatori. Chi non si è ricordato, metta un po' di mi piace, ragazzi. Cioè, uno ne potete mettere, ma metteteli e se siete qui non vi siete iscritti, iscrivetevi se volete fare gli abbonamenti, fate gli abbonamenti se volete distruggere Torri Gemelli con le GIF cringe di Youtube, fatelo anche se vi costerà 50 euro. <ride> ma è un'esperienza forse mistica non lo so, vedete, vedete voi eh, mi dissocio in ogni caso e eh, via allora e eh, però, sì, io Kawaii lascerei 28 a sto punto devo dire la verità Farei giocare eh, Tiago Splitter 12, 12, 20, 22, Embiid 32 Eh, tocca far così, eh. eh Proviamo a vedere come va così Embiid con l'efficacia sistema come siamo? 4 stelle e mezzo perché mbid non è al massimo così Bah, eh, vediamo come va, in realtà la regular season chi se ne frega, a me l'importante è vincere il titolo, ve lo dico con tutta sincerità, quindi siamo in missione free pit, quindi proviamoci. C'era Julius Render per Dwight, eh sì, e che mi servirebbe un giocatore un pelino più pronto perché eh, dovrei vincere il titolo, sì. Allora, se giochiamo così possiamo anche... Forse per metterci il lusso di tradarlo alla, al draft 59 di overall, 59 di overall, oh signor. Allora vai, CJ. Divertiti finché hai i minuti. E questi di 20 li diamo al ciacio, dai. Ci facciamo 18. 18 al Ciaccio e 32 a CJ, via. Oh, stiamo facendo meglio dell'anno scorso, com'è? <ride> che cazzo è sta roba con la squadra più scarsa? È un classico di tu che hai sta puttanata, un classico. Squadra più scarsa e giochi meglio, cioè fai più vittorie, incredibile. Che robe, vabbè. Embiid, eh, vedi che Duaitaro comunque sta tornando su Mbid va su a 87 Kawaii. Eh, però guardalo Giannis l'ha preso eh. Ah cazzo è vero mi sono dimenticato di Zubak in G League Bravissimo Bravissimo me ne ero completamente dimenticato Bravo agli Ontario Clippers Bravo Bravo me ne ero dimenticato Grazie. Sì, meno 3. Gianni sarà Grande, ovviamente se no avrei già fatto. Distorsione grave alla caviglia sinistra di Carlos Buser. Beh. Alla ah, grande. Scusami, it's uh, Nana Papaya duene and pops mensa bon su time. Ah no, gioca a centro lui in realtà. Chi è la grande? Balestrieri? No, alla piccola. Buon buon, giochiamo così. Pace. stiamo rullando tutti di nuovo però ragazzi, eh. Cioè, io vorrei dire va bene che la regular season chi se ne frega? Perché non giochiamo per una settimana intera? Che cazzo è? Favors per en bid, va bene. Come prego? <ride> come prego? Jokic per Giannis? Non posso, ma come, ma come posso offrirmi sta roba? Non posso, dai! No, non... fosse stato Kawhi, subito, sincero. No, no, mi dispiace, ma non posso. Oh, ma Nana Papayao come stava giocando in queste partite, tra l'altro? Che abbiamo rullato tutti. Un rimbalzo. Due recuperi Nana Papayao. Grandissima giocata. Che giocatore. Che giocatore, tre punti, sempre decisivo. Oppure tirato da 3 quel maniaco. Vabbè. Ciò senza Steph, me ne ero anche dimenticato. Guarda, tutto ciò senza Steph. Stiamo facendo 33 vittorie, 34 vittorie e 4 sconfitte. È vero che abbiamo perso con i che ci hanno fatto dannare. Mamma mia, ha peso Scherer. Un altro buggatone, mamma mia, allora, vediamo un po'. Forse potrebbe aver senso anche trader i Guadala, magari, eh. Ma senti. Per il per ridere, eh. Oh, ma oh madonna santa no 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 e Jordan è una scelta che potrebbe essere la 1 ma non lo sarà più dopo che vi do loro 2 mm. dov'è che giocava Jokic? agli It. eh no solo così No, 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 Ah, che situazione. Tyson Chandler che però ha più anni della mummia. Van Vliet. Sei Randall che pot... Potrei crescermela in casa, la grande, però che merda, cioè. Mamma mia, il people champ. Non sono malvagia alcune, eh, però... Niente per cui secondo me valga effettivamente la pena. Allora proviamo a metterci i Guadala. Magari. Mamma mia, Waiters. Il GOAT. Giù olivi dei Gortat. Biombo, GG Reddick. Jeff. Ma ah, la 32-41 anni. Minchia. Anche a me non piace Rendola, ci stava. Anzi, sta ampiamente sul cazzo. Ah, allora. Innanzitutto, io vorrei fare così. Sincero. Sinceramente, voglio fare così. Eh, non lo so. Eh. 34-4, cioè, ma. Che cazzo ti devo dire? Stiamo come siamo, cioè. Orfor, però Orfor ha 30 anni anche lui. Non ce n'è una che effettivamente valga la pena. Aaron Gordon, Jared Dudley. Beh, Aaron Gordon è giovane, eh? per l'amor di Dio. Interessante, ma sì. Bello Clay. Figo. Non l'avevo ancora visto apparire. Sempre sto cazzo di Andre Jordan e Rudy Gay per Addios. Prossimo draft è questo qui, quello di Tatum, Markanen volendo, Adebayo c'è, cioè, però vabbè. Eh, visto il record, proverai a fino, proverei andare fino a fine stagione con questi qui, sinceramente. Cioè, stiamo demolendo tutti comunque. Eh. E Howard lo scambiamo al draft. L'anno prossimo giochiamo con Kawhi3 e Giannis4. Fine. Eh, indipendentemente dal loro overall, facciamo così. Eh, Potremmo lasciarli entrambi alla piccola e giocare 3-4 loro due. E dalla panca, giochiamo con due, due... alle grandi dalla panchina. Fine. Eh, trastiamo il processo e proviamo a vincere il free pit. Che se non lo facciamo, non è un dramma. Ma sarebbe importante farlo. Ecco. E comunque con Dwight Howard penso che una delle prime 6-7 scelte si possa cacciare fuori. Ecco, cioè, Dwight Howard è una o due pick, visto che ne abbiamo due, forse eh, qualcosa di buono si può trovare. Secondo me, ecco, o comunque un altro giocatore. I Pacers giusto per curiosità, cosa stanno facendo? Ah, molto bene. Vabbè, quindi sono due pick abbastanza orribili. Eh, vediamo un attimo. Con attenzione, le prime partite da Gianni titolare di Gianni titolare. Scusatemi, mi sono dimenticato di spostarmi. Allora, a ah, top scorer la prima e secondo mirrorizzatore 29.7 la seconda. E mi sa. Mi sa, caro Kawaii, che abbiamo perso il post Eh, beh, beh, eh, però, 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 Kawaii, attenzione. Forse questa competizione lì li, li sprona, ragazzi, eh. Vai a sapere perché, Kawaii, eh, mette. Mette il turbo. Con Giannis quasi tripla doppia. Ah, questa competizione tra le nostre le piccole mezza mezza. Mi gasa, devo essere sincero, eh, eh. Sì, però per come gioca mi sa che Gianni è il giusto upgrade, cioè ci sta, a lasciarlo titolare. Kawhi Della Panca gioca meglio che, che titolare, non si so, sa perché. Quindi io. Via, Andiamo, Sereni. Sereni, non abbiamo ancora perso. Eccala. Morto Iggy. Però dovremmo avere Gerald Green. Il baggatone, Vai. Vai baggatone divertiti Facciamo 20 però magari minuti uh, Diamo due in più a Carlitos Booser. Olè Contro i Knicks di LeBron perderemo? Ovviamente sì Perfetto A più difesa di Leonard Giannis? Beh, non penso perché Leonard ha 90 e passa in entrambe le categorie Però non penso che Giannis abbia poco E comunque la build è buggata In ogni caso Non so quanto conti nella simulazione Però insomma Qualcosa vorrà pur dire, no? Uh, Dov'è? 85 Iggy. Abbiamo preso così a cazzo di cane, pensavo facesse meno 3 di overall, invece meno 0, che vabbè non esiste, è rimasto lì, eppure più 1 durante la stagione. Ah. Oh. E siamo in striscia per fare un altro record della Madonna. Aia, questo è brutto. Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia questo è brutto perché vabbè, Carlos Buzarin. Carlos Buzarin, ma soprattutto ma soprattutto Nana Papayao di nuovo in. Eh, vai, brilla. Brilla nostro, nostro meme, ma non che anche mascotte, non che anche All of favor, sicuro. Nella nostra squadra. No, se si fa male anche due Toward è un casino, però, ragazzi. Calma, eh. Calma. 54-6. Nelle prime 60. Eh, no, era Embiid che era fuori. Si, si, si aspetta, dove cazzo vado? Bono. Ok, Howard l'ha acciaccato ma non è un problema. m buttalo dentro. Grazie, Nana Papayao. due N-Pops, Messa Bonsu, ghiacciato, ma va bene così. Ice in his veins. Vediamo <ride> l'ultima di Nene Papayao. Che ha fatto? 2-2 A. Perché fa assist 0 su 5 dal campo? Insomma, qua 1 su 6. Ma perché tira così tanto? Poi, tra l'altro, ma... voglio neanche sapere. Va. Eh, non si può, non si può forzare nella Hall of Fame. Però, però, a differenza degli altri, che mi avete detto voi sta cosa, che li rifirmavamo ogni volta un anno, un anno, un anno, un anno, questa volta lo stiamo rifirmando 3-4 anni di fila. In cui, se vincendo titoli, potrebbe anche essere che ci vada da solo nella Hall of Fame. Vediamo. vediamo. Vediamo se funziona questo trick. E tocca rimetterlo in campo un'altra volta, sa? Guardilo. Ora come, una... come arriva come una freccia. Zac! Olè. Easy. Easy. Abbiamo fatto ancora meglio dell'anno scorso, praticamente, sta regolazione. Vabbè, per un giorno allora va a fanculo, però, Dio caro. Meno 3. Uh, dai, dai tower, che finaccia che ha fatto in due stagioni. Oh, porca troia. Evidentemente gli è finito presto il Prime per, per la schiena, come nella realtà, probabilmente. Non lo so. Invento per dare un senso a ste robe. Buh. Male, male, eh? No, oddio, male, male. No, però, mica, a 92 di overall, un'ora fatti, tipo, cioè, data veramente in tragedia totale. Oh, stiamo migliorando il record dell'anno scorso per ora, eh. 70 vittorie, 71 72 73 eh? 74, 75. 75 vittorie e 7 sconfitte. Cioè, bastava tradire LeBron. Cioè, questo è Bastava tradare Lebron. Da questa live ho capito: uno, bastava chillarla senza stare a tryhardare. Due, bastava tradare Lebron. A posto: tre Lebron, si tutti. Cioè, tutti, no? Si è lui, Wade e gli altri, via fatto. A posto. MVP di KD a Brooklyn, tra l'altro. Uh, non ce la faccio troppi ricordi uh, 30 punti, 9 rimbalzi, 6 assist Ingram, rookie of the year Jokic, sesto uomo dell'anno Ok uh, Lebron, defensive player of the year Con altre cifre importanti Schroeder, MIP E il nostro coach, ci mancherebbe, coach of the year Nessuno dei nostri farà il primo quintetto Nel secondo, nel terzo oh! Arden ha fatto il terzo in realtà, incredibile Incredibile e commovente Va bene Ok Primo seed, Lakers non ai i playoff Ed è già una vittoria Vediamo Giannis e Kawhi Come sono andati alla fin fine Allora Arden 20 Kerr 18 e 10 assist Arden 9 assist e mezzo Kawhi 17, 4, 3 Giannis 16, 6, 4 eh siamo lì eh. Hanno giocato anche più o meno le stesse partite da titolari Quindi eh, Si equivale la situazione Sì ovviamente Giannis fa qualche punto in meno Però prende più rimbalzi Fa più assist Stoppa un pelo di più E, e recupera meno palloni Perché ovviamente Kawai è un signor difensore Bah Sì Fammi vedere di difesa effettivamente quanto c'ha Giannis per capire adesso i playoff 89 sul perimetro, 94 interna, vabbè è un difensore della Madonna pure lui, c'è cioè. E perché vedi, interna Kawhi a 58, per dire Quindi, eh, è un difensore all around Giannis come anche nella realtà d'altronde Va bene, va bene allora, eh, primo turno di playoff, missione free pit che inizia adesso. Che cazzo è sta rotazione? Stebboni, un secondo. Ah, Kawhi ha acciaccato, però io direi che 24 debba giocarli lo stesso, sinceramente. Iggy, 22, 20... Eh, 10, 10... Però aspetta perché Gerald Green? Eh, eh beh, calma. Ecco qua. Ok. Bah, proverei a far così. Non sono tantissimi minuti titolari in realtà. Eh. Sono un po' tanti minuti alla panchina. Però dai, con una squadra da 75 cazzo di vittorie abbiamo rullato... Qualsiasi altra persona ovest Fammi vedere giusto a est com'è andata Uguale I X anche sono un po' lo scattafascio Dai Adesso non dico 16-0, eh Per l'amor del cielo Però Però, insomma Di certo non perderemo una partita contro i Kings, no? Ecco, benissimo Ok uh, Houston Joe Jill, vedremo se sarà passito Joe John, Shoshomera, Distantholson, Pau Gasol mm. eh, Pau Gasol mi fa un po' paura Contro questo Dwight un po' rimbecillito uh, Un po' rimbecillito Allora Diciamo così però eh, che mi giochi più minuti degli altri mi fa ridere, sinceramente. Cioè. Eh, facciamo così. Vediamo. Vediamo un po'. Magari li rulliamo, eh. Forse sembra di sì, sai. Ma sto 16-0. Si potrebbe mica fare a questo punto? No, perché... Ho ciò che Denver ha anche 4-0, eh. Secondo Seed. Ah, tss. Az ha cambiato squadra quest'anno a ah. <ride> Westbrook, Anthony Davis, Gallo. Beh, Gli altri due titolari fanno cagare al cazzo, eh, per l'amor di Dio, però, eh allora, Kerry eh, abbiamo visto che c'ha una buona difesa sul perimetro e che Westbrook tendenzialmente è il mostro cazzo finale quindi, sì, 82, non è chissà che roba ma non è neanche male eh. sicuro meglio di quella di Arden per dire, 68 mm. eh, eh, vabbè, spero che Arden faccia il buco di culo a Devin Harry se la portiamo a casa perché comunque questi sono tosti, eh in realtà attento Koon a fare il top score 24-7-7, Arden comunque doppia-doppia molto bene, Westbrook ha distrutto Curry, Anthony Davis comunque bene, ha vinto di 20. Ok. Nel chill! Nel chill! Nel total chill! 12-0! Chi cazzo arriva di qua? Brooklyn, dell'MVP, KD. Ulla, bello Giannis contro KD. Baron Davis, quanti cazzo di anni c'ha? 38, eh, infatti. JJ Reddy, KD, Nene, Ilario, Beast, Possiamo fare 16-0? Giusto per darci la carica per il prossimo episodio. 16-0, free pit e la rimonta non è finita. Ma non è finita neanche dopo il free pit, eh. Attenzione. Però facciamolo prima. Oh no. Oh no. 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 KD va bene, me lo aspetto. No. No, lui di nuovo no. No. No, è un incubo. No, è un incubo. Guardalo. L'MVP delle finali 2010 contro di noi. Non ci posso credere. Guardalo. No, ah no, non era contro di noi. Cazzata. No, forse no. Ci ha battuto in fine di conference rendi fuori che potevo prendere in estate tra l'altro meno 4 Dwight tower. ma nonna santa e eh, però devi giocare così perché io non ho nessun altro da metterti vicino mi dispiace e eh, devi giocare fine eh, proviamo a far così ma non è che perderemo tutte le partite a Los Angeles no? ecco ok Nbit 29,8. Doppia doppia di Arden 19. Doppia doppia anche di Hour. Comunque, che di fa il suo. Randy di gioca una partita da 5 su 18 dal campo. Ci mancherebbe altro. Ma hanno fatto cagare addosso questi taglio. Eh, ragazzi. Eh... Ecco ok. Ok, oh, di è marcabile, ma anche 35-10 assist, 20-16 e assist di Harder, 20 di Kawhi, 17-7 di Dwight Howard, quasi di ripetoppia di Giannis, 10-10 di Embiid. Ci siamo! Sono tutti acciaccati! tutto un disastro! Eh, mamma mia, Dwight Howard, Madonna Santa, non vedo l'ora di scambiarti, che vomito! Dai, free pit, dai free pit Dai free pit che siamo ancora vivi contro i Lakers Dai portalo a casa sto free pit, cazzo E andiamo, e andiamo che non è finita Non è finita, abbiamo dimezzato lo svantaggio stasera no, non è vero, no, non è vero eh, Non è dimezzato però quasi Da meno 8 a meno 5 3 su 3 stasera Let me cook Let me cook ragazzi James Harden tre volte MVP delle Finals tra l'altro Stasera, <ride> così a tempo perso, uh, 20 punti e mezzo, 5 rimbalzi, 11 assi. Tu recupera mezzo, una stoppata, meno 5, ragazzi. Sembro Federico Vassoio in questo momento, esatto. 54, 90, 55, 92, 52. Tra l'altro, nel chill. Beh, allora. Abbiamo vinto il titolo sia con Kawhi titolare che con Giannis, quindi non mi sento di dire che la mossa di Giannis titolare abbia svoltato. Però ai playoff, guarda qua, Leonard 13-3-2, Giannis 17-7-5. È un recupero e mezzo, è una stoppata e mezzo, se posso permettermi. Alle Finals, io non capisco perché Kerry non vinca mai gli MVP delle Finals, perché fa sempre più punti e più assist, ma eh, va bene, <ride> va, va bene così. Allora, io volevo, proviamo a fare il draft, ma forse abbiamo un attimo di tempo al volo di fare il draft. Paul Pierce si ritira, perché io prima di chiudere questo episodio volevo scambiare Dwight Howard. Ve lo dico con tutta sincerità volevo prima di chiudere scambiare Dwight e poi la prossima volta puntare ad altri titoli no?

Se qualcuno si è dimenticato, mi piacerebbe arrivare a 500. Ci sono 33 di voi che non hanno lasciato mi piace? Secondo me sì, in realtà. Se ci sono 33 di voi che non hanno lasciato mi piace, fatelo. Dai che arriviamo a 500, che mi fate felici. Anche se non fate gli abbonamenti, comunque almeno arrivare a 500 mi piace a fine della live mi fa contento. Diciamoci la verità. Iverson, alleatore capo. Per il meme ci starebbe in realtà E eh, cazzo dobbiamo trovarci un nuovo alleatore Adesso eh Vabbè che non sarà una cosa drammatica Però mi dispiace Dopo il free pit vabbè oh. Questo ha vinto il terzo titolo consecutivo Dopo tutta la merda Che gli ho tirato nelle scorse live Ci ha dimostrato Che non era colpa sua Posso dire eh, ci, sta anche, ci sta anche Bene ritirarsi sinceramente yeah. Alzo le mani non faccio altro che ringraziare, anche lui andrà nella nostra Hall of Fame personale. Lui la Madonna, Garnett Pierce Arial e Germain O'Neill. Germain O'Neill che è stato un ex dei nostri, giusto? Anche se nessuno ha mai vinto il titolo, no, forse Germain O'Neill non era dei nostri. Boh. È andata molto bene Gabriele, Beh, ti puoi rivedere l'episodio poi, eh? non c'è problema, è andata molto bene stasera. Ulla, madonna, quanti cazzi ti ritiri maglie. <ride> C'è qualcosa di nostro? No. no, 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 infatti, ok, non mi ricordavo male di Germano O'Neill. Pareva di averlo preso da qualche parte, ma no. Via. Allora, cambia sistema dei timeout, uh, non mi modificare le mie di divise, grazie che sono già all'avanguardia, che sono quelle dell'anno prossimo. là là, Tutto, via. Ole! Approva questo e rifiuta il resto. Lotteria del draft. In realtà, non dovrebbe sbatterci nel cazzo. A noi, no? Sì, esatto. Perfetto. Ciao, Thunder alla 1. Suns alla 2. Wizard alla 3. Magic alla 4. Celtics alla 5. Lakers alla 12. Molto bene. Allora, troviamoci un nuovo allenatore al volo. Ah, sono spariti tutti. Cazzo. Anche Shaq, MJ. Oh, la badoia la badoia che cazzo vuol dire vabbè uh, eh. non è che proprio ci siano questi fenomeni eh? devo dire <ride> ti devo dire vi devo dire che schifo uh, vabbè No, era Marquis Johnson, eh? no. No, Magic è Marquis questo. Vediamo se c'è Iverson al volo. E che ruolo ha magari anche. Eccolo, Guru delle guardie, buttalo subito dentro. Buttalo subito dentro, Allen Iverson, subito e immediato. No, aspetta, com'è l'ordine qua? Dov'è? Eccolo qua, Allen Iverson, guru delle guardie, vai! Olè! E qui non c'è shek. M... Oh, ma come cazzo è fatto ah, ok Shaquille O'Neal allenatore di difesa in post olè e specialista del tiro dovremmo avere Jordan giusto che in realtà non c'è più però ah sai che forse si è ritirato anche Jordan ah no semplicemente no, non so leggere scusami perché J.A. è dietro a J.O.? Vabbè, non so, buttali tutti dentro, dai. Ci sta per... Pensa, ci pensa, non c'è fretta. Olè, firmato Shaq, firmato Jordan. Magari se accetta l'allenatore, dico, ok. Firmato Iverson. E che allenatore prendiamo? Prendiamo quello che ha meno di attacco, dai. Vai. Olè, guarda... Tutte le leggende a disposizione della nostra... Ora qua. Iverson, Shaq, MJ. T.E. Guarda che staff. Ma come cazzo fai a perdere i titoli con questo staff? Guarda. Va che roba. Va che roba. Dio buono. Va che roba. Solo con le bronze si possono perdere tutti questi titoli. Incredibile. Ok. Draft NBA. Draft NBA in cui... Uh, ah, abbiamo un po' di robette di scarsa qualità, ma ce l'abbiamo. Allora, uh, vediamo bene un attimo con calma assieme, ma neanche troppa calma, perché in realtà devo fare una roba sola. Il problema è farla bene. <ride> allora, Dwight Howard, 82, ma io lo trado sempre come 86 in teoria. Sì. Allora, eh, cosa cioè la vera domanda è, cosa cerco? Una scelta. Un giovane, un Boris dio. E il Boris dio è la 12. Mm. Mm. Beh. Beh, 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 beh. Beh, con quella anche magari di ritradarlo Poi dio, eh. Cormas Joy di Biombo. è una prima. Gallo. Howard ai ah, Lakers. Ah! Sì, è vero, eh! È vero anche questo, eh. Gallo che è in scadenza, Jarre Salinger, se no riprendere Vucic però... Boh. <susurra> eh. Eh, boh. Bella domanda. Proviamo a metterci i guadala vicino. Con i guadala vicino. Cambia un cazzo. Non cambia un cazzo. Vediamo se qualcuno vuole Dwight Tower per una scelta. Bah, tipo la 6. Per la 6 mi darebbero Brinelli, tra l'altro, per Kawhi. Uh, sì. Per la 2 posso anche pensarci, per la 6, insomma. Eh, mi sembra che Dwight. No... Eh, vabbè, ma c'ha 30 anni. Chi cazzo se lo prende? Solo i Pelicans possono fare una roba del genere. Però comunque la 8. Sì, se devo dar via. Se do via Leonard, allora penso a prendere Jokic per Dwight Tower. Ma come cazzo volete? A 100 di difficoltà, cioè. Giannis vi porterebbe alla 2 e alla loro scelta. Però poi Giannis quali fa tripla doppia di media, comoda <ride> la 7, Jared Dudley? Che si fa? Io Icky ce l'ho ancora per un anno e non è un brutto contratto. Loro due mi giocheranno titolari l'anno prossimo. Bid sarà al centro. E mi dovrò andare a prendere... In realtà Splitter potrebbe fare ancora il centro di riserva, a meno che Zubak non faccia più 4 di overall. Eh, allora, la miglior trade, sì esatto Lollo, eh, ragazzi, la miglior trade, parliamoci chiaro, è eh, quella con i Lakers. Eh, cioè, mi dà una buona scelta, non fantastica, ma è comunque buona. Aspetta che non lo trovo più, dove cazzo è? mi dà una buona scelta e Boris Dio, che posso impacchettare entrambi e riscambiarli assieme, oppure scambiare solo Boris Dio, che comunque ha 86 di overall. Eh. È chiaro che do, vabbè, delle scelte che sono inutili per l'amor di Dio, do Dwight tower dai Lakers, però se questa è la parabola in cui arriva Dwight Howe dai Lakers, fa veramente la figura uh, di, di Dwight Howe dai Lakers, vero? cioè che arriva con la schiena a pezzi, non arriva a stare in pie e fa una merda, perché cioè, mi è sceso di 3 l'anno scorso, cioè 82 adesso in realtà, boh, 82 per via dell'infortunio, ma sì, non, non, non mi pare che gli sto dando prime Dwy Tower, ecco, io la farei, sono sincero, per quanto sia quei Lakers che sono i nostri acerrimi nemici, io la farei. Sono, è assolutamente la migliore dai facciamola fine. fine però fine di Dwight Howard ma non fine delle trade perché adesso Boris Yeo dovrebbe volare ovviamente non ci sarà chissà cosa però ci si accontenta non dico di tutto ma senti, ma se volessi tenere la 12... Ah, la 10 è la prima dei Cavs. Oh, oh, oh. Oh, anche Brandon Jennings non è male eh? Non vorendo rifirmare si geme Collum, Attenzione Attenzione Anche Brandon Jennings non è male E' eh? il draft di Tatum quest'anno E eh, ci sono un paio di robe carine eh? Anche Maimi non è malaccio Però Eh, Avremo la 10 e la 12. Avremo la 10 e la 12. Che però, eh... sì, Dio non mi serve a niente. Eh. Questo qua è il draft. Fulz, Ball, uh, Tatum, Fox, Marcane, Adebayo, Mitchell. È un bel draft. Sarebbe da provare a entrare. Nelle prime 5. 6 7 per sperare di prendere effettivamente qualcuno di buono a questo draft volevo vedere se Dio magari da qualche parte vabbè che te lo dico a fa la 7 magari, cavolo Leonard. Vabbè, sì, che cazzo te lo dico a fare. È eh, tosta, mi sembra, eh. Eh sì, la 10 è la prima futura. Tenendomi anche l'altra al primo turno, tra l'altro. Bello, waiter se la 5 Gaspero, però, eh. <ride> Questa l'avevo già guardata, no? Sì. Eh, eh. Non si va molto oltre, eh. Qui me la danno dritta, tra l'altro, la scelta. Potrebbe essere sensata come cosa. Che facciamo la 10 o Brandon Jennings? I soldi, becchi tu, scusami. Eh, minchia, 6,44 non pochi, eh. Quasi quasi per provare piuttosto a rifirmare. McCollum, ah, si, sì. non mi fa impazzire questo contratto di, di Jennings, eh. Non mi fa impazzire. Dai, prendiamo la 10, va bene. Boris Dio è la 10 più questa, che occhio. Nel draft di Luca, no? Era se non sbaglio. Eh, potrebbe essere interessante. Vai, Boris Dio. Breve ma intenso è stato il tuo passaggio per i Clippers. E quindi adesso 10-12-30. Dove ci portano? Per ridere, Kawhi per Tato. Ma perché dovrei farlo adesso? Cioè, dobbiamo vincere i titoli noi. Non posso gettare le ortiche. Il quintetto per un rookie. No, dobbiamo vincere. 5 titoli nelle prossime 6 stagioni, cioè non so se è chiaro. Eh, la situazione non mi sembra chiara. Che sono state trade orribili, per l'amor di Dio. Eh, io non c'ho più nessuno, potrei giusto tradeare eh, Iguodala, ma sì. Boh. 10 e 12 e Udala, non mi va da nessuna parte. La 10 e Udala neanche. Ok. Per Jokic, a parte che probabilmente sarà scaduto. Sì, no, non posso non si può adesso. Eh, rifacciamo il giro delle trade? delle scelte, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio della 10, spoiler no. Niente, ah, beh, la 2 niente, la 1 no, 7 no. <ride> ah, ci siamo arrivati a 500, mi piace, bravi boys. Daglie, grazie del supporto come sempre. Eh, lasciamo draftare un po' a sto punto. Va perché qua non mi pare che ci muoviamo in nessuna maniera. Allora, Teton valla 1 con la Vin e tutti quelli. I Thunder stanno costruendo una bella squadretta. Eh, uh, Roman Mitchell valla 2. Bama De Baio va alla 3 alla 4, Markel Fulz, alla 5 Lonso Boll. E io purtroppo da questa 10 e 12 non posso muovermi eh, sono un po' castrato qui. È eh, cambiato qualcosa rispetto a prima. No, così non veniva fuori niente. Così, cambiato qualcosa? No, no. Sì, non, se posso evitare di proporre io, meglio per non buggare troppo, far cose troppo esagerate. Cioè, se c'è proprio necessità, lo facciamo, se no, no. Bello, Joe Jackson alla 6 che mi regala un giocatore in più libero, bah, Isaac benissimo, non mi serve, io ho uno in mente che mi tornerebbe comodo, la 8 e Noa per giuroide e una prima futura, i Mavs per prendere Dennis B. Junior, benissimo, non fate cazzate, porco, porco di D, porco. Porco, porco degli Atlanta Hawks. di merda, Dio caro. Oddio, mi ero dimenticato di Diaron Fox. Oh, buttalo dentro subito. Non scherziamo, anche non obice dopo. Vabbè, guarda, non ci devo neanche pensare. Via. Diaron Fox in, alla 10, grosso affare. Buttalo dentro, perfetto. Mitch è già andato, sì. Perfetto. Uh, così mai che vada, potremmo già avere un sostituto seppur scarso, di Geme uh, eh, Collon visto che Temo ci chiederà tipo 18 milioni a stagione. Uh, I sixers prendono scambiano in realtà la 11. Una seconda. Per V. Ah. ah, Ok. Per liberare spazio a Tatum. Ma Tatum sarà la piccola. Bu, non lo so. Ok. E prendono Tallen. Mossa esotica. Però giusta, secondo me, dei Thunder. E noi alla 12 possiamo prendere... Anunobi sarebbe bello. Oppure quel pazzo di Kuzma. E qua è Thomas Bryant. Eh. 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 È interessante. Allora, qui cosa mi offrite? Il cazzo mio? Dragic. Ben Beckham, ormai... Mamma mia. Madonna, il vomito mi viene. Andrew Bynum. Però tutti trenta più anni. J. Crowder. Eh, J. Crowder. Bah. Bah. Piuttosto scegliamo la 12. E tanto sono sempre quelli, no? Sei Waiters, però... Boh. Ah, ha, ha, ha. Vaffanculo. Però i guodala mi devo dare via. Eh, questa è una bella rogna. Però, cazzo, Marca era quello che volevo. Oddio, il ritorno di Jimmy. <ride> che alla fine ha che cifra firmato? Vabbè, niente di eccessivo carina anche questa eh però bah se no Rudy Gay che però costa un bordello non ha senso non lo so se ha senso Markane. scusami perché non so eh noi avremmo Fox McCollum o Fox uh, Curry Ardeni guadala Leonard, Giannis che gioca da, da 4 Embiid da centro Eh sì, mi serve Mi serve, mi serve Mi serve come mi serve Adesso Giannis entra nel suo contratto da 22 cazzo di milioni l'anno prossimo, eh eh, mi servirebbe e come. Mi servirebbe come Marca altro che Monade. Tu sei anche un buon centro di riserva a dire la verità. Dovrei capire quanto spazio salariale ho poi in estate. E soprattutto vorrei capire eh, per dire a Nunobi quanto Verol potrebbe avere, perché anche quello, eh, io a Nunobi a me piace, potrei anche prenderlo, ma... Ho oh, anche Kusma, eh, per l'amor di Dio. Stiamo andando un po' troppo per le lunghe qua. Eh, però la, la grande è proprio il ruolo che mi serve, cazzo. Eh, dai, facciamola, facciamola. Stiamo un po' troppo ribaltando la squadra che ha vinto tre titoli, sinceramente. Però vabbè, dai. Eh, il Finnico dentro, con anche il centro di riserva che va benissimo. Per un po' per il futuro, questo, sì, non, pff, sì, non lo so. Eh, vediamo se magari una, una prima mi danno addirittura. Benissimo, a posto, grazie. <ride> Va bene. Iggy calerà, sì, è vero, è vero, un po' calerà. Non so quanto, perché in realtà con noi non è calato, però vabbè. Luke Nard alla 12, Justin Jackson. gli hit vanno a prendere Waiters, Azz. <ride> ok. Uh, quindi abbiamo detto 76 di overall, beh, non male, eh? E un altro 76. Ottimo, comunque due che possono giocare. Accetta: Embed e Balestieri. Cazzo, però 2.038. No, allora devo. Devo rifiutare e firmarlo al minimo salariale valestieri, perché adesso 2.38 comincia a essere un po' troppo, ragazzi, eh. <ride> lo rifiuto e poi lo rifirmiamo dopo, al minimo. Anche 4 anni. Eh io vorrei capire, eh, io per adesso te le prolungo per l'amor di Dio, però è eh, 21 milioni, no, sto cazzo, cioè, no. No. No, 21 milioni sto cazzo. No, mi dispiace, ma no. Per quanto tu possa ancora salire di overall, 21 milioni, no, no, no. Piuttosto gioco con Diaron Fox, guarda, cioè, sincero. E noi andremo a giocare, quindi. Vediamo se lui dalla grande funziona. Dov'è? Ok. Uno, due, uno, e adesso troviamo il secondo. Alla piccola Kawaii, alla grande Giannis. loro due sono le due riserve. MB del centro. E vediamo quanto sale Zubac. Credo che servirà a prendere un centro di riserva, però io lo questi qui li posso sfanculare. Eh, avrei qualche milioncino da spendere liberatomi dei cup hold di Sigeme Column. Vabbè, ragazzi, però non, non dilunghiamoci troppo oggi abbiamo fatto il nostro free pit. Abbiamo fatto benissimo stasera. Siamo da meno 8 passati a meno 5. E io direi: che senza indugi e senza inciuci, ci si vede fra due lunedì. Quando casca il 10? No. L'8. Di ritorno da Romix. Mamma mia. Sperando di non prender male, di non essere completamente afono. Se qualcuno è a Romix mi trovate là, ragazzi. Tutti i giorni, da giovedì a domenica, allo stand Ital Basket. Padiglione 6. Così ve lo dico a random. No, ho fatto già tre stagioni e la mezza, cioè c'ho un mal di gola che non ne posso più, non faccio la friega sì. Grazie che mi chiedete di fare altre cose, ma dovrete aspettare con calma. Non c'è tempo, le cose vanno fatte bene. Grazie a tutti per la compagnia. Grazie a tutti per il supporto. Restate sintonizzati sul canale perché domani arriva un'altra sfida in palestra. dei video verticali c'era SBL. Torna Trevor questa settimana, occhio, occhio perché torna Trevor. E dico solo questo. Grazie a tutti. Lasciate un ultimo mi piace. Un'ultima iscrizione se non l'avete ancora fatto, fra due settimane. Daglie, meno 5. Jobs not finished, ma ci siamo. We back.